Ciao a tutti, sono Laura di Green Whale Space di Bologna e questa sera sono emozionata e felice perché è una bellissima serata all'insegna della fotografia e ho con me degli ospiti speciali che mi onorano della loro presenza questa sera. Green Whale è uno studio fotografico con una vocazione verso la tutela della natura e anche si dedica in particolare al racconto della natura attraverso la fotografia. Collaboro con Francesco Savelli che si occupa in particolare di questo tema. E alcuni nostri corsi e workshop sono dedicati a questo tema. È anche uno spazio espositivo, infatti la prossima settimana, se tutto coincide, dovremo ospitare una mostra che è da mesi che rimandiamo, e speriamo che di non rimandarla anche questa volta, di Alan Marcheselli. Facciamo anche proprio per questa nostra vocazione verso la natura dei corsi che riguardano sia il piccolo giardinaggio che il bonsai soprattutto, ma anche acquariologia. Quindi è questo tutto a cura di Francesco Savelli, che oggi non vedete e non è con me perché è in regia. E intanto presento CFFC di Roma, quindi Fabrizio, che per la prima volta ti vedo e sono molto contenta di vederti. Ma anche Enrica, dov'è? Rica questa sera si è presa una serata libera e Vai. quindi è toccato a me, diciamo, l'onere e l'onore soprattutto di questa diretta. E per chi non ci conoscesse, vi dico subito, noi siamo un'associazione affiliata ad Arci, fondamentalmente romana, che si occupa sia di divulgazione fotografica sia di formazione. E quindi diciamo da un po' di tempo, da quando abbiamo cominciato queste dirette live su Facebook, abbiamo trovato questa joint venture con Green Whale, con i quali comunque siamo amici di vecchia data, anche prima di queste esperienze, e, proprio per offrire sia al nostro pubblico sia a loro tutta una serie di contenuti interessanti e questa sera devo dire che rientriamo pienamente nella categoria. Io introduco, diciamo, la nostra presentatrice di questa sera che ha questo arduo compito, ma anche lei la conosco da diverso tempo, abbiamo fatto insieme diversi lavori, è una persona che stimo molto e sono veramente contenta e onorata stasera di ospitarla, che è Benedetta Donato. Ciao Benedetta. Ciao Laura, ciao a tutti, ciao Fabrizio, saluto Francesco Savelli in regia, saluto Enrica, anche se ha preso la serata libera, però sono sicura che ci starà seguendo su Facebook. E chiaramente ringrazio e saluto Laura, Francesco Faraci e Angelo Ferrillo. Allora, io già ho allestito, come vedete, il mio piccolo palcoscenico con alcune cose di cui andremo a parlare fra poco. Volevo così dire questa cosa. Allora, noi ci troviamo, siamo nuovamente, insomma, nuovamente, non è mai terminata, in un periodo che è quello che conosciamo, quello della pandemia. Oramai è un anno, proprio domenica scorsa, insomma, è stato l'anno dal primo caso di Covid. Tutti noi qui presenti abbiamo in comune il fatto che questa pandemia non ci ha fermato, nel senso, stringendo i denti con molta difficoltà, abbiamo continuato a lavorare. Sono nate proprio delle realtà come Green Whale e il Centro di Formazione Fotografica Contemporanea, che qui è rappresentato da Fabrizio. Francesco Faraci ha continuato a lavorare e così Angelo Ferrillo. Quindi già questa è una cosa che ci accomuna e secondo me molto importante perché fa capire come nonostante appunto il periodo molto molto arduo
in qualche modo il mondo della fotografia si è rimboccato le maniche e sta cercando di andare avanti. Non posso non esimermi, prima di cominciare ad entrare nel vivo di questo confronto, di questo dialogo, anche di questa bella occasione di incontro tra persone, nello specifico tra due autori a cui io tengo molto, di cui ho molta stima e di cui seguo anche da lontano il loro percorso. Noi avevamo programmato questa serata lo scorso martedì. Lo scorso martedì, purtroppo, come tutti sappiamo, è venuto a mancare Efrem Raimondi, un grandissimo autore, un amico stretto di alcuni di noi, una conoscenza per altri, comunque una persona che ha contato a differenti livelli per noi e per chi ci sta seguendo. Io con Angelo e Francesco volevo ringraziare tantissimo sia Green Whale che il CFFC, perché hanno subito compreso la nostra reazione di non proprio sentircela, di non farcela a realizzare questo incontro a qualche ora, insomma, dalla notizia. Quindi vi ringrazio perché avete dimostrato di essere sulla nostra stessa lunghezza d'onda, è una sensibilità che non è così diffusa. E nulla, avremo e ci sarà sicuramente modo nel tempo di ricordare sempre Efrem Raimondi, ma ci tenevo a dire questa cosa e a ringraziarvi, ecco, proprio anche a nome di Francesco e Angelo. Allora, fatta questa doverosa premessa, io mi ritrovo qua con due autori che sono Francesco Faraci e Angelo Ferrillo, apparentemente agli antipodi, apparentemente diversissimi tra loro. Vedremo se è così, lo capiremo a fine serata. Comunque sia, due personaggi di spicco della fotografia contemporanea e due persone che hanno dei punti in comune. Io ho un po' studiato su questa cosa, no? Ho cominciato a riflettere quale poteva essere il primo punto, quello anche più scontato, se volete. Innanzitutto c'è la strada. La strada per Angelo Ferrillo vuol dire street photography. C'è stato un bellissimo contributo che Angelo ha dato proprio sullo scorso numero di una rivista con la quale io collaboro, che è Il Fotografo, proprio perché ritenuto tra gli esponenti più importanti della street photography italiana e non solo. La strada però è anche un elemento fondamentale per il lavoro di Francesco, perché se c'è una cosa che oramai tutti abbiamo imparato a memoria, che quando devi fotografare, la prima cosa che devi fare è uscire e camminare. E dove si cammina? Si cammina per strada. Quindi questo è un primo elemento che io ho trovato in comune tra di loro. Un secondo elemento è sicuramente questa diciamo proliferazione di produzioni editoriali che è una caratteristica fondamentale sia del lavoro di Angelo Ferrillo che del lavoro di Francesco Faraci. Lo vedremo nel corso di questa serata, capiremo cosa vuol dire realizzare una produzione editoriale, sia essa indipendente sia essa, diciamo, in collaborazione con una casa editrice, e vedremo anche i temi trattati da loro, quali sono i progetti poi anche che esulano dalla produzione editoriale. Però questa secondo me è un'altra caratteristica che li accomuna molto. E infine l'ultima caratteristica sono io ho allestito la piccola, diciamo, libreria, non so come dire, scenografia che ho alle mie spalle con solamente alcuni dei loro lavori. Però, diciamo, il primo, quello che poi ha creato una sinergia certamente più profonda e che mi auguro sia destinata a durare, è certamente rappresentata dai loro primi due libri fotografici, entrambi editi da Crowdbooks, questa casa editrice che è nata pochissimi anni fa
e che si avvale dello strumento del crowdfunding, quindi diciamo coadiuva, supporta gli autori nella raccolta di quei fondi per realizzare il loro progetto. Io ho curato entrambi i progetti, quindi parliamo di Malacarne per Francesco Faraci, vado in ordine cronologico, che è stato pubblicato nel 2016, e 258 minus che metto più vicino, scusatemi perché con il nero si rischia insomma che non si veda benissimo, che invece è stato pubblicato nel 2018. Entrambi i libri devo dire che hanno riscontrato un successo che insomma gli autori dicono non me l'aspettavo così. Il lavoro c'era, il lavoro era buono, il lavoro era tanto, e diciamo, vi riassumo solo un altro punto che loro hanno in comune: i libri sono stati selezionati entrambi per il Prix du Livre di Arles, che è diciamo uno dei premi più prestigiosi al mondo per quanto riguarda l'editoria fotografica, che si svolge proprio ad Arles ogni anno, ed entrambi quindi li abbiamo visti esposti in questa sede meravigliosa. Allora, dopo questa piccola presentazione, io non sono brava a diciamo recitare il curriculum o la biografia degli autori. Ho detto un po' le cose che mi ricordo, poi penso che visto che questa sera ce li abbiamo qua con noi, la cosa migliore è quella di scoprire un po' chi sono attraverso il loro racconto, sempre perché, come diceva qualcuno, la biografia te la dovrebbero scrivere altri, no? Se tu ci sei, allora sei lì che devi raccontare, ti devi dare, devi così offrire degli indizi di te e creare una connessione, un rapporto con le persone. In questo sia Francesco che Angelo sono dei maestri, per cui comincio da Francesco, che vedo che si sta legando i capelli. Comincio da Francesco. Francesco, allora, abbiamo iniziato così da questi punti in comune che, voglio dire, chiaramente semplificano, no? È una sintesi. Dietro al vostro lavoro c'è moltissimo di più. E iniziamo a parlare proprio di Malacarne, un libro che insomma tutti conosciamo, e siccome questa sera si capirà, diciamo, della vostra diversità anche il modo, no, di raccontarvi, raccontati come vuoi, nel senso, raccontaci questa esperienza come ti senti tu, perché mi piacerebbe essere una presentatrice, come ha detto Laura, ma insomma non è il mio mestiere, diciamo, tento di dialogare, però conoscendoti, Francesco, insomma, dici tu come sei arrivato fin qua stasera. Allora, intanto ciao Benedetta e ciao a tutti, è bello essere qua e grazie per l'invito. Ma allora, intanto diciamo che autodescriversi è probabilmente la cosa più difficile che possa esistere, anche perché se devo dirla tutta, certi percorsi che in realtà la vita ci mette davanti non hanno assolutamente niente di lineare né scontato. Quindi è veramente difficile, perché da parte mia è come se nella mia vita, nonostante i miei 37 anni, avessi avuto due vite. Ho avuto una vita precedente in cui a priori, a posteriori in realtà, mi sono reso conto che probabilmente vivevo più la vita degli altri che la mia, quindi non mi ascoltavo, non mi sentivo, non sapevo neanche chi fossi in realtà. E questo per un lungo periodo della mia vita mi ha portato ad accontentarmi delle cose che venivano, delle poche cose che venivano, fino a che un giorno non mi sono guardato allo specchio. A un certo punto mi sono fatto una domanda, mi sono chiesto: ma tu esattamente da grande che vuoi fare? Chi vuoi essere veramente? Soprattutto chi sei veramente? E allora ho cominciato a interrogarmi, ho assorbito le parole di tutti i libri che leggevo, ho assorbito tutta la musica che potevo, tutti i film che potevo, fino a che in realtà la vita non mi ha messo davanti al caso, come sempre d'altronde nella mia vita, e mi sono ritrovato con una macchina fotografica in mano. Io con questa macchina fotografica ho cominciato a camminare per le strade di Palermo,
a camminare, tra parentesi, senza sapere esattamente cosa farne di quella macchina fotografica. Però più camminavo, più chilometri consumavo, più mi rendevo conto che le cose che avevo sempre avuto dall'infanzia fino a quasi 10 anni fa sotto gli occhi, io non le avevo mai viste veramente. Non le avevo mai, o forse non le avevo mai guardate con attenzione, non so bene, però ho avuto la sensazione di rivedere tutto per la prima volta, come se lo sguardo si fosse resettato e io fossi un turista, uno qualunque che viene da un posto qualunque del mondo a visitare Palermo. Iniziare a fare delle fotografie, considerando che avevo quello strumento in mano, è stata una conseguenza di questo mio nuovo modo di guardare, come se mi avessero impiantato un nuovo paio di occhi, in sostanza. E soprattutto capivo che la fotografia mi faceva stare bene. Ora, non è che sono nato, come si dice a Palermo, sono nato insegnato. Cioè, chiaramente ho cominciato come tutti, scattando a destra e a manca, senza un reale obiettivo, senza uno scopo, semplicemente perché mi faceva stare bene. Poi però, col tempo, ho capito che realmente attraverso la fotografia si potevano dire delle cose e soprattutto che avevo dentro un fuoco, ma un fuoco che dura tutt'oggi in realtà, non si è mai spento, ma era un fuoco, un'energia che veramente era paurosa e mi portava ad un'inquietudine profonda che voleva uscire, come se a un certo punto si fosse stappata una bottiglia. Ecco, cioè l'idea è, cioè l'immagine è, cioè quella lì. E da lì ho cominciato piano piano a lavorare con i giornali, ho cominciato a fare le prime cose e vedevo che, insomma, queste immagini che io mandavo, considerate che io ho passato mesi e mesi e mesi della mia vita a bussare a qualunque porta possibile e immaginabile, non so esattamente spinto da quale insana incoscienza, però è successo così. Cioè, io a un certo punto, da quando ho capito che era quello che volevo fare, la mia vita si è rivoluzionata completamente. Io avevo un lavoro a tempo indeterminato e dalla sera alla mattina praticamente l'ho lasciato. Non avevo né paraculi, né mongolfiere, né piani B, non avevo assolutamente niente. Mi sono detto fra me e me, e capisco che la cosa può anche essere pesante, però mi sono detto, ok, o vivi o muori. Cioè, non hai un grande ventaglio di scelte davanti. O fai quello che ti sei messo in testa, oppure vai a dormire sotto un ponte e buonanotte suonatori. E allora vedevo appunto che le cose iniziavano ad andare, che i giornali iniziavano a pubblicare le fotografie, e così è andata per qualche annetto, fino a che non ho incontrato, diciamo, un ragazzo nello specifico, un ragazzo che veniva da dei quartieri marginali, dove comunque anch'io sono nato, ero nato, ma da cui poi mi sono distanziato per tanti motivi. E questo ragazzo mi ha raccontato tutta la sua vita e da lì ho cominciato, cioè sono tornato in qualche modo, lì dove anche ero cresciuto, quindi per strada, e ho cominciato a fotografare i bambini. Scusate, forse mi sto dilungando, Francesco, continua. No, se volete interrompermi, fatelo, perché io poi... Tu raccontaci, perché è interessante quello che ci stai raccontando. Dicevo che ho cominciato a fotografare i bambini, ma senza sapere realmente cosa ne avrei fatto. Cioè, nella mia testa, io allora ero un ragazzo parecchio idealista, cioè lo sono tuttora, ma adesso con un po' più di consapevolezza. Allora ero idealista e allo sbando, nel senso che nella mia testa, cioè, attraverso le fotografie potevo salvare il mondo, potevo salvare la mia città, potevo salvare la mia terra, però non sapevo che direzione dare. Quindi quel libro che adesso vedete alle spalle di Benedetta Malacarne, in realtà è un libro fatto nella totale incoscienza, nel senso che io, per fare quel libro lì, sono tornato a essere letteralmente un bambino, mi sono mischiato a tutti quei bambini che poi ho fotografato. Ho fatto le loro stesse cose, ho fatto
ho condotto per 3 anni della mia vita la loro stessa vita, cioè è come se in qualche modo per fare pace con la mia città, che allora odiavo profondamente, io sia dovuto tornare agli antipodi della mia, delle mie radici, della mia storia, agli antipodi probabilmente anche della mia prenascita, e tirare fuori da, dalla mia, cercare di tirare fuori dalla mia città, io per la mia città intendo i quartieri dove chi vuole conoscere Palermo deve andare, perché ok i monumenti, ok i teatri, ok tutto quanto, ma la Palermo, quella sanguigna, quella vera, quella ancora popolare, quella per me reale, è quella ancora dei quartieri popolari e dei quartieri marginali, che a Palermo sono in realtà un infinito. Che dimmi, sono dimmi. Poi quelli che, diciamo, sono presenti in Malacarne, dove tu ti sei addentrato, è proprio un viaggio all'interno del ventre di Palermo. E qui, Francesco, mi piacerebbe sentire Angelo, perché ascoltando un po' la tua storia, no? Il racconto di come sei arrivato fin qui, ho trovato un'altra similitudine. Cioè, ho trovato, tu hai raccontato di avere un lavoro, insomma, stabile, che hai mollato per dedicarti alla fotografia. E guarda un po', io conosco un'altra persona che tra l'altro faceva l'ingegnere, e mi viene sempre da chiedermi: ma come ti è venuto in mente, Angelo, di lasciare, sai, gli ingegneri, io mi ricordo, no, quando eravamo piccoli, i genitori facevano il tifo per le facoltà come quelle di ingegneria, perché erano quelle che ti avrebbero garantito di trovare lavoro, ti avrebbero garantito un futuro. Io vorrei capire, Angelo, come è arrivato a questa decisione di mollare comunque insomma un futuro sicuro, o perlomeno, no? Diciamo, questo è nel nostro immaginario, per approdare al mondo dell'immagine. Che è successo, Angelo? Ma allora, intanto buonasera a tutti, grazie a Benedetta, grazie a Francesco, grazie a Laura, grazie a tutti quanti per questo momento che sarà un confronto un po' diverso da quelli a cui almeno io sono abituato, no? Dove c'è una sorta di regolarità, no? Delle domande in qualche modo o stabilite, o se comunque non stabilite, sai, ti aspetti che cosa ti chiederanno, no? In qualche modo. Quindi, in questo caso invece stiamo attraversando un percorso un po' diverso, e la cosa già mi piace perché comunque c'è una sorta di confronto al quale io auspico spesso nel propormi ai miei colleghi fotografi, e tu lo sai, Benedetta, a quanto io tenga al confronto con gli addetti ai lavori, li definisco così, e quando invece molte volte succede che ci siano degli scambi non voluti dall'altro fronte. Però comunque, a prescindere da questo, io ti rispondo a questa domanda con due cose. Allora, la prima è che... io mi sono trovato a fare il mio primo mestiere grazie per volontà di mio padre, un po' come, diciamo, dicevi giustamente, no? I genitori si aspettano che comunque i figli intraprendano una carriera in un certo modo, diciamo, valida, giusta, e che possa eventualmente non ripercorrere le imprese che loro stessi hanno subito. E in prima. La seconda, io mi trovo a fare il fotografo grazie a mio padre lo stesso, quindi per un regalo di compleanno. Ne parlavo oggi in una stanza su Clubhouse di questa cosa. Però questa è la prima. Ma la seconda che mi viene da dirti è questa cosa che mi diceva mio padre, alla quale io all'inizio non credevo, cioè mi sembrava un po' strana da sentire. Mio padre mi diceva sempre: ricordati che nella vita esistono due categorie di persone, gli ingegneri e quelli che hanno studiato ingegneria. Poi mi guardava e diceva: tu hai solo studiato ingegneria. Cioè dice: rassegnati a questa cosa, quindi non c'è nessun tipo di speranza sotto questo punto di vista. E quindi credo che questa cosa risponda in qualche modo alla tua domanda, perché io
fortunatamente avevo intrapreso una carriera anche abbastanza importante. Considera che io all'età di 27 anni ero già quadro aziendale e a 28 anni ho avviato il mio percorso verso la dirigenza all'interno di questo mondo. Lavoravo per una multinazionale francese del mondo dell'ingegneria e dell'energia, quindi si trattava di produrre progetti di autoproduzione a biomasse, quindi eravamo già comunque in un bacino abbastanza importante. Solo che poi io, trasferitomi a Milano nel 2004, sempre per motivi di lavoro, perché io chiesi il trasferimento d'ufficio, io già lavoravo a Napoli nel campo dell'ingegneria, e trasferitomi a Milano ho iniziato a vedere che la fotografia aveva un sapore diverso qui a Milano, era meno bisfrattata rispetto a Napoli, no? Perché a Napoli comunque la fotografia è o un qualcosa legato a quella delle cerimonie, no? I matrimoni, i grandi matrimonialisti della storia, no? Su Napolitano, benissimo, Oreste Pipolo ci insegna questa cosa, il grandissimo lavoro di Francesco Cito che ha vinto un WordPress foto nel 96 parlando proprio di questo tipo di dinamiche, no? E invece la fotografia aveva un sapore diverso, un gusto diverso, persone diverse, ambienti diversi, c'erano tanti eventi legati alla fotografia che potevano essere piccole mostre all'interno del pub sotto casa che comunque ti davano un respiro di immagine, oppure le grandi mostre fatte all'epoca allo Spazio Forma che era in piazza Tito Lucrezio Caro, che era il centro della fotografia italiana per eccellenza, dove ho visto le grandi mostre di Avedon, Kudelka, di David Goldbratt, dei grandi autori che io a Napoli guardavo comunque in qualche modo da lontano, e quindi man mano è diventata un qualcosa che mi ha preso sempre di più. Sono riuscito a parlare di fotografia con persone. I miei primi colloqui di fotografia a livello di scambio, appena arrivato a Milano, furono su Flickr, dove trovai questo gruppo di Milano che si riuniva una volta alla settimana facendo l'aperitivo, però parlando di fotografia, che per me era una roba fantascientifica, non era, parliamo del 2004-2005, dove poi ho conosciuto persone che ancora oggi frequento, che stimo e che sono delle persone, secondo me, incredibili. E mi avvicino anche al mondo della fotografia, di opportunità, perché frequentando anche alcuni locali della nightlife, io dal 2004 al 2014 ho seguito un filone di fotografia che era quello della nightlife, ma non come rappresentante di un ciclo di lavorazioni legate al lavoro, era proprio la possibilità per me di poter interagire con persone, fotografarle in un determinato contesto che diventavano un linguaggio mio. Questi locali erano dei locali abbastanza borderline, però famosi a livello internazionale, erano tutti quei locali che avevano visto effettivamente le grandi star anche internazionali, parliamo del Plastic di Nicola Guiducci, dove Keith Haring andava a ballare quando veniva a Milano, Eric Clapton, oppure Andy Warhol, cioè voglio dire, il bacino era quello lì. Il venerdì sera era qualcosa di pazzesco, c'erano personaggi incredibili da fotografare, ma da fotografare non solo con gli occhi, ma anche per scambiare opinioni e crescere anche da un punto di vista di visione. E poi c'era il giovedì, c'era il Gasoline, che era alle spalle di Corso Como, in netta contrapposizione a quello che oggi è quello che raccontiamo con il milanese imbruttito, no? Tutto quello che è il tenore di Corso Como, e dall'altro lato invece c'era questa roba pazzesca, le serate con drag queen, personaggi fantastici che arrivavano dal mondo delle disco music londinesi, New York, cioè delle robe fantastiche, DJ che arrivavano a portare musica techno che arrivava da Berlino, e quindi per me era il mondo delle favole, anche perché comunque Francesco mi capirà, noi siamo
parenti, perché siamo del regno delle due Sicilie, no? Quindi voglio dire, siamo cresciuti in qualche modo nella stessa dinamica. E a Napoli, a Palermo, comunque al sud, certe cose si arrivavano, ma per un tantam, se tu volevi, se tu ti muovevi, se tu agivi, ma non ti arrivavano perché te le portavano sotto casa. E quindi era un po' come il mondo delle favole, e ti trovavi a conoscere personaggi fantastici e li volevi esprimere anche da un punto di vista fotografico. Chiaro. Man mano andando avanti nel tempo mi sono trovato poi a dover decidere, perché io impegnavo i miei giorni di ferie, che erano 28 all'anno, cioè da stipendiato, insomma, più una settimana di permessi retribuiti, e dovevo impegnarli per la fotografia, poi il weekend, il sabato, la domenica e poi di notte. Quindi ero arrivato a un punto in cui effettivamente io lavoravo 365 giorni all'anno, ma effettivi, perché quando non ero in studio a progettare, ero con la macchina fotografica in mano a fotografare. E quindi sono arrivato a un punto di stallo, per cui ho dovuto prendere una decisione effettiva. E la decisione è stata quella di svegliarmi al mattino e essere felice di fare quello che volevo, rispetto a quello che invece mi avrebbe portato probabilmente, anzi sicuramente, perché lo era, una vita agiata, con personaggi sicuramente, diciamo, più orientati, insomma, in un mondo un po' più, non lo so, non voglio dire fittizio, perché comunque quello è un mondo, se lo vivi perché lo vuoi vivere, è un mondo giusto, ma non era il mio mondo. Chiaro. E quindi effettivamente non lo conoscevo più. E questo succede alla fine del 2011. Succede la fine del 2011. Perdonami se non ti voglio, non mi voglio sovrapporre, anche perché ho indicazioni molto chiare che dobbiamo stare attenti a non sovrapporci, però ho chiesto adesso alla regia, questo è bello della diretta, di aprire, no, tutti i nostri microfoni, perché altrimenti non è una conversazione. Diciamo che io cercherò di non entrare mai troppo a gamba tesa, però di arrivare a questo confronto. Tu hai detto delle cose, no? E anche qui mi viene da pensare che c'è un altro punto in comune tra te e Francesco, oltre al fatto, diciamo, di abbandonare delle strade più sicure rispetto a quella di intraprendere una carriera, un percorso nel mondo della fotografia. Ci abbiamo da una parte Francesco, che è andato nel ventre di Palermo, dove io ricordo perfettamente, perché Francesco me lo raccontò qualche anno fa, il papà, quando era piccolino, a Francesco gli diceva: lì non ci si va, perché per un bambino poteva essere diciamo un luogo un po' pericoloso. Non soltanto per un bambino, cioè in realtà, okay. Ancora oggi spesso alcuni quartieri sono considerati tabù, cioè praticamente inavvicinabili, quando invece poi ti rendi conto che di inavvicinabile non c'è niente, cioè basta semplicemente andarci con i propri piedi, andarci con i propri occhi e guardare con i propri occhi, possibilmente scevri da qualunque pregiudizio, o comunque senza giudicare, e in realtà poi scopri che il mondo che pensavi che esistesse, cioè quel girone infernale che ti dicevano che fossero, in realtà poi non era vero niente, insomma. Che sicuramente c'era una parte di cose che non andavano, c'era del male sicuramente, ma c'era anche tanto tanto altro che magari neanche loro, o neanche mio padre allora, sapeva con certezza di cosa si trattasse. Ma in realtà è una cosa che è successa 35 anni fa, ma che si perpetua ancora adesso, cioè ancora oggi permangono. E c'è da dire che sono anche delle visioni differenti, cioè nel senso che anch'io, per dire, vivendo Napoli ai tempi, quando ero piccolo, c'erano dei luoghi che erano avvicinabili e che io non toccavo e che mio padre non mi faceva toccare, i famosi, cioè la sanità, i quartieri spagnoli, che erano delle piccole realtà chiuse in contraddizione con tutto il resto del mondo. Ma se vai oggi
nel 2021 su quartieri spagnoli, cioè è diventato tutto commerciale, quel respiro, quello spirito comunque aleggia perché c'è, ma è diverso, e quindi secondo me anche quello ci ha agevolato. Io ad esempio, per dire, rispetto a Francesco, io mi trovo in ritardo, perché io non mi sento ancora pronto per raccontare la mia città da un punto di vista fotografico, ma coscientemente io non voglio, perché io ho una serie di non risolti nei confronti di Napoli, per cui io sono andato via per dei motivi specifici, ma nel momento in cui io dovessi prendere oggi la macchina fotografica e raccontare Napoli, probabilmente sarebbe ancora un occhio malsano, negativo, non sarebbe l'occhio giusto che io voglio che ci sia all'interno della rappresentazione della mia città, la città che comunque mi ha dato tanto e che voglio che venga fuori da un punto di vista fotografico. Quindi effettivamente comunque noi ci troviamo a dover conversare con il tempo, cioè quello che Francesco ha subito nel senso buono con il padre, che diceva non andare lì, era comunque un tempo per cui oggi non è lo stesso tempo di allora. Certo. Chiaro, assolutamente, ma è vero che i luoghi di fotografia, scusatemi perché io devo avere anche il ruolo un pochino, no, di indirizzare. Allora io direi, Francesco, ci parlavi di Malacarne, allora io siccome conosco Francesco e conosco Angelo, io direi, Francesco, se tu hai piacere di farci vedere qualcosa di relativo a Malacarne, poi se vuoi rimaniamo ancora in zona Palermo, perché c'è anche Atlante Umano, scusami, siciliano, che voglio dire è un altro lavoro tuo molto importante fatto su questa città, quindi se hai voglia insomma di così farci assaporare un pochino, no, anche quello di cui stiamo parlando, penso che farebbe piacere a tutti. Sono immagini, sia quelle di Francesco che quelle di Angelo, che tutti abbiamo avuto modo di ammirare, di vedere, di consultare, però credo che soprattutto in questa sede insomma sia così d'obbligo e anche proprio insomma un piacere rivederle, ecco. Sì, io se non mi incasino prima riesco a farvele vedere con piacere. Aspetta un attimo, perché io qua ormai sono una frana con queste cose. Allora, sì, no, vabbè, lasciamo sta, che è meglio. Aspetta un attimo. Ok. Dimmi quando se le vedete bene, chiaramente. Si vedono, giusto? Io non vi sento più, non so se voi mi sentite, ma è la copertina di un libro di Roberto Saviano, credo La paranza dei bambini, in olandese. Francesco, tu ci senti? Io non vi ho più sentito, ma proprio per niente, a un certo punto, non so perché. Ho perso. Adesso sì, voi mi sentite? Ok, perfetto. Così ho un attimo, mi sono permessa di commentare le tue fotografie dicendo insomma ce n'era insomma una che è stata notata e scelta per un libro di Roberto Saviano, che se non erro era La paranza dei bambini, l'edizione olandese o tedesca, non ricordo bene, però
Volevo sapere, Francesco, come sei entrato tu in contatto con questi bambini? Ma allora io sono entrato in contatto con questi bambini, aspetta che intanto stacco un attimo così li vedo in faccia, perché sennò mi perdo nel casino. Ok. Vai. Ma in realtà sono entrato a contatto con questi bambini inizialmente con estrema difficoltà, nel senso che purtroppo questi quartieri vivono come se avessero uno stigma addosso e quindi di conseguenza sono portati a chiudersi in se stessi e a diventare dei piccoli stati in cui esistono delle regole scritte e non scritte, in cui esistono persino dei modi di dire diversi rispetto a un altro quartiere, cioè sono veramente dei mondi a sé stanti. E quindi, in quanto mondi a sé stanti, hanno dei confini, che sono dei muri altissimi, spesso invalicabili, che però sono, cioè, si possono abbattere con la frequenza continua, col tempo e soprattutto con la massima sincerità. Cioè, parliamo di gente, in questo caso parliamo di malacarne, quindi di ragazzini, che comunque hanno un'età che spesso è semplicemente biografica, ma non corrisponde all'età reale. Cioè, questi ragazzini sono molto più grandi di quello che appaiono. Hanno dei pensieri da adulti, perché di fatto in luoghi del genere crescono molto più velocemente di qualunque altro bambino, perché si trovano fin da bambini ad affrontare dei problemi che spesso sono più grandi di loro, dei problemi veramente pesanti a volte a livello familiare, a livello del contesto proprio in generale, che non è certo un Luna Park, e quindi la loro attività cerebrale in qualche modo si sviluppa in maniera molto più veloce rispetto ad altri bambini. E quindi perdonami se ti interrompo. Allora, dalla regia ci dicono che c'è Vincenzo da Palermo che scrive un'osservazione. Sì. Come ha fatto Francesco a Ballarò? Raccontare significa vivere un luogo e vivendolo fuori da ogni pregiudizio esterno, c'è il bene, c'è il male. Diciamo che lo possiamo capire, anche se proprio si poteva scrivere un po' meglio, però nel senso, credo che il senso che voleva intendere Vincenzo fosse quello, cioè tu arrivavi da fuori. Sì, no? Sì, arrivavo da fuori. Come hai fatto a raccontarlo non facendoti in qualche modo catturare dallo stereotipo? Credo ma volesse dire perché... Sì, credo di sì, ma perché io in realtà di fatto degli stereotipi non me ne faccio niente, cioè io per formazione mia personale, per carattere in realtà, sono sempre abituato o comunque punto sempre ad andare, a non rimanere in superficie nelle cose, a pormi continue domande, a farmi nascere volutamente continui dubbi, e io credo che quando ci si interfaccia a determinati contesti, l'ultima cosa che si deve avere è un giudizio di sorta, perché non ha senso, perché questa è gente che ti sgama dopo 3 secondi, cioè se tu sei lì e tenti di giudicarli, tenti di dire loro come devono vivere, quello che dovrebbero fare e quello che invece non fanno, e ti sbattono fuori a calci nel culo fondamentalmente, perché tu non sei nessuno fondamentalmente, né la nostra condizione di esseri umani con la macchina fotografica ci pone su un piedistallo, e siamo esattamente umani quanto loro, quindi l'unico modo per poter entrare in certi contesti, come dicevo prima, è la sincerità, cioè spiegare anche a costo di rompersi le scatole, ma spiegare il motivo per cui si è là, che cosa si sta facendo, che cosa non si sta facendo e perché. Coinvolgendo. Assolutamente coinvolgendo, perché il punto è che bisogna essere allo stesso livello di queste persone, cioè bisognerebbe avere un livello di empatia tale che ti permette di non avere né un'altezza né una bassezza in qualche modo, ma di essere esattamente allo stesso livello della persona con la quale ti stai interfacciando.
Ed è un lavoro lungo, è un lavoro principalmente su se stessi, ma di fatto noi facciamo delle fotografie, ma la fotografia è l'ultima cosa che si vede. Prima della fotografia e dopo la fotografia c'è tutto un lavorio sul proprio conscio, sul proprio inconscio, sul proprio carattere, sul proprio... Quindi non è che io sono riuscito per magia, insomma. Ma io però, scusatemi, perché io forse intendo io, però nel commento di Vincenzo io leggo invece un'affermazione positiva, scusatemi. Forse no, sbaglio non io. Era negativa, era una domanda. No, secondo me è proprio un'affermazione, perché dice: come ha fatto Francesco a Ballarò, raccontare significa avere un luogo. Cioè, quindi lui sta dicendo: signori, a differenza di quello che la gente pensa, Francesco ha vissuto e ha raccontato qualcosa nel bene e nel male. Quindi, secondo me, è un'accezione positiva di quello che è il lavoro di Francesco. Cioè, o almeno mi sembra di aver interpretato così. Hai ragione. Sì. No, ma la mia non era una critica, infatti. No, Francesco, guarda, avevo letto male io, e anzi, ringrazio Vincenzo, perché quello che scrive Vincenzo, come ha fatto Francesco al Ballarò, raccontare significa vivere un luogo vivendolo. A me fa pensare che questa stessa procedura, non so come dire, questo stesso approccio sia lo stesso, chiaramente attraverso il proprio linguaggio, attraverso il proprio modo poi di creare empatia, in questo caso proprio con il luogo specifico, sia stato quello adottato da Angelo con il lavoro 258 Minutes. Mi pare, io veramente lo sto scoprendo anche un po' adesso, ascoltando Francesco e sentendo delle cose che pensavo di aver anche un po' metabolizzato, e forse anche grazie al commento che ha fatto Vincenzo, mi sono resa conto di quanto poi c'è in questo tipo di immersione che voi fate, no? Nei luoghi, attraverso le persone, per poi arrivare a rappresentare quello in cui vi state immergendo. E mi faceva piacere passare a 258 minuti proprio attraverso questa assist, perché è un lavoro di Angelo che io all'inizio non ho compreso. Dovete sapere che Angelo, quando aveva diciamo quasi terminato di realizzare questo lavoro, pur essendo insomma un fotografo conosciuto, stimato, che fra l'altro insegna, lo trovavo in tutti i festival possibili e immaginabili a farsi leggere i portfolio. Io non capivo, addirittura in un festival lui era lettore portfolio e però poi si faceva leggere il portfolio. Con questo lavoro, che con tantissime altre persone che erano, mi pare, quell'anno credo a Cortona, Angelo, se non sbaglio, ho potuto vedere questo progetto, e vi dico la verità, io all'inizio non lo avevo proprio compreso, ho avuto proprio una grandissima difficoltà ad entrare in questo lavoro, forse perché non ero così dentro quei luoghi. Parliamo dei luoghi che purtroppo sono stati teatro degli attentati di novembre 2015 a Parigi, dove fra l'altro insomma ne abbiamo testimonianza da tantissime persone proprio del mondo della fotografia, perché era il periodo in cui si svolge il Paris Photo. Proprio in quell'anno, credo sia stato l'unico nella storia di Angelo non era lì. Ha seguito tutto quello che accadeva, credo come me, come Francesco, come tanti altri, da casa, perché c'era insomma un'ultima ora che è andata per una notte intera. E da lì, Angelo, che cosa è scattato? Allora, il punto è, collegandomi a quello che tu dicevi per quanto riguarda i festival, quindi il momento in cui ci siamo visti per quanto riguarda 258 minuti, in realtà io poi mi sono reso conto che effettivamente era il mio modo di porlo che era sbagliato. E poi dopo di questo magari andiamo ad approfondire la cosa, ma
è un lavoro strano, cioè strano in che senso? Effettivamente, come dici tu, è stata una delle pochissime volte in cui io non ero a Parigi per il Paris Photo, ma perché è una kermesse nella quale partecipiamo tutti, no? Se non hai qualcosa da fare perché sei coinvolto, comunque hai la possibilità di scambiare opinioni, si respira fotografia a Parigi, ma in tutto il mese di novembre, in realtà, perché c'è il mondo della fotografia, c'è Saint-Germain Fotografie, c'è Policopì, c'è, voglio dire, ci sono tante manifestazioni, oltre ovviamente la più grossa che è Paris Photo, che è quella più conosciuta a livello internazionale, cioè unica al mondo se vogliamo, e tra l'altro quel venerdì notte, il venerdì inaugurava il Paris Photo, tant'è che poi già dal giorno dopo fu chiuso. Io mi trovavo a casa perché non potetti essere lì per questioni mie personali, e guardando il TV dal divano, come giustamente dicevi, mi arrivavano una serie di notizie nell'immediato, no? E praticamente la prima reazione mia è stata quella di scrivere su WhatsApp alle persone che conosco, persone che sapevo che erano a Parigi, scrivendo come va, tutto a posto, sei al sicuro, se lo vedi qui, e mi arrivavano in risposta delle mancanze totali di informazioni, cioè praticamente loro non sapevano assolutamente nulla, perché il governo francese non faceva trapelare nulla per evitare situazioni di panico e anche per non andare a influire sui lavori della gendarmerie, che doveva praticamente arginare gli attentatori. Quindi mi sono fatto un po' portavoce di questa cosa, cercando di spiegare nei limiti del possibile, a giusta distanza, che cosa stesse effettivamente succedendo, no, a Parigi. E nel frattempo guardavo Instagram e guardavo Twitter, che sono due canali agli antipi per me. Allora, Instagram è praticamente, io lo vivo al 110%. Twitter per me è un indotto, cioè so che comunque ha delle potenzialità pazzesche, ma io lo uso male, malissimo. Però so di per certo che se ho bisogno di informazioni, di notizie, su Twitter le trovo nell'immediato, molto più velocemente di Google. Sì. Tant'è che, stando su Twitter, io leggevo le comunicazioni che arrivavano dal governo francese per i parigini. Cioè, il governo francese comunicava con la cittadinanza tramite Twitter, quindi senza circolari comunali, ministeriali, burocrazia, niente. Non c'era tempo, era l'unico modo. Non c'era tempo, ma istituzionalmente io non vedo il governo italiano che possa usare Twitter per dirmi cose, scusami. Cioè, voglio dire, parliamoci chiaro. Cioè, ok, quindi, e per me è stata una sorpresa incredibile. E ho lavorato tutta la notte su questa cosa. E il giorno dopo io mi sentivo totalmente assente, perché io dicevo, ma com'è possibile? Io sono nasco fotograficamente come fotogiornalista, no? Ho studiato da fotogiornalista e ho fatto lavori di agenzia, per me era fondamentale, e non trovarmi all'interno di questo evento che poi fu definito l'11 settembre europeo, ma non tanto per la grandezza dell'evento in se stesso, ma per il modo in cui gli attentatori hanno lavorato, perché gli attentatori hanno colpito la città in vari punti, così come hanno fatto a New York, colpendo prima una torre e quando tutti erano distratti hanno colpito l'altra, e quindi tecnicamente hanno fatto la stessa cosa anche a Parigi. Mentre hanno colpito lo Stade de France e tutti erano convogliati allo Stade de France, hanno colpito altri punti perché erano indisturbati, concettualmente la stessa cosa. Ecco perché definito l'11 settembre europeo. Comunque, detto questo, io ragionavo su questa cosa della mia mancanza assoluta e continuavo a guardare i social, cercare di capire, insomma, e da questo poi è nata una struttura progettuale indotta che è durata praticamente un anno. Cioè, io ho progettato un lavoro che consciamente avrei realizzato il 13 novembre del 2016, cioè la notte stessa, chiaro, ma un anno dopo. Chiaro. E Angelo, quando tu diciamo hai terminato, no, di progettare tutto questo, poi tu hai fatto proprio, diciamo, questo viaggio
che non è stato ideale. Tu sei andato proprio a Parigi, hai ripercorso in questi 258 minuti che sono, lo ricordo Angelo, praticamente il tempo intercorso tra il primo attentato e la liberazione degli ostaggi all'interno di Bataclan. Due minuti del mattino, quando Hollande dall'Eliseo aveva dichiarato chiusa quella notte di terrore da un punto di vista di emergenza. Okay. Quindi avevano praticamente confinato con gli attentatori. Quindi, chiaro. Perché il Bataclan fu liberato prima. Prima. Fu liberato almeno un'ora, quasi un'ora prima. Perdonami, volevo chiederti, tu sei partito praticamente dallo Stade de France e in questi 258 minuti hai ripercorso questo, insomma, cammino molto drammatico. Ti chiedo, come chiedevo a Francesco, se è possibile vedere qualche immagine. Sono lavori di entrambi molto conosciuti, insomma, poi stasera non siamo qua a fare una lezione con la proiezione delle slideshow, però secondo me è interessante, mentre magari si parla di un lavoro, per tutte le persone che non hanno ancora potuto vedere queste immagini o comunque anche per chi già le conosce, ecco, di rievocarle. Non so se si vedono. Sì, si vedono benissimo. Allora, praticamente il mio percorso nasce effettivamente da questa fotografia, dove io ho iniziato a raccontare Parigi prima degli attentati, prima del primo evento, che è successo alle 9:20 all'ingresso dello Stade de France, dove c'era si giocava una partita tra Francia e Germania di calcio, e dove era presente anche appunto il presidente Hollande. Tra l'altro, poi in seguito vedo un documentario su Netflix bellissimo, in tre puntate, proprio su quegli eventi lì, dove scopro una serie di cose che mi hanno lasciato a bocca aperta e che mi hanno fatto capire quanto Hollande potesse essere, al di là della fazione politica, no? Che comunque lascia il tempo che trova, quanto potesse essere effettivamente uno statista, no? Cioè una persona che ha avuto il giusto controllo in una situazione che probabilmente andava gestita in un certo modo, insomma. E comunque, a prescindere da questo, io arrivo allo Stade de France alle 9:20 e da lì inizia il mio percorso all'interno di questi 10 eventi che hanno caratterizzato quella notte, e ho iniziato a fare un po' la pallina da ping pong a Parigi, anche perché poi sono dovuto tornare allo Stade de France altre due volte, perché le esplosioni sono state due, uno all'ingresso D, poi c'è stato l'attentato alle Carillon e poi di nuovo all'ingresso H, e poi per concludere con un'esplosione al McDonald's alla fine della partita. E praticamente io ho percorso questo viaggio immaginario, ma reale, all'interno di una memoria che io non avevo, perché non ho vissuto io quella notte, io non l'ho vissuta fisicamente, non ho assolutamente toccato nulla che potesse essere riconducibile a un ricordo, se non soltanto quello che avevo imparato a conoscere dai social network per tutto un anno, dalle interviste fatte a persone di Parigi, a persone italiane che erano state lì quella notte, e leggere articoli, interviste e quant'altro mi potesse ricondurre a quello che era successo effettivamente. E mi ricordo le parole di una mia carissima amica italiana che vive a Parigi, che mi diceva: guarda che comunque tu farai questo viaggio e non troverai nulla a Parigi che possa ricondurti a quell'evento, se non soltanto eventualmente al Bataclan, ma perché era già prevista la riapertura del Bataclan, è vero. Che fu effettivamente, e questa qui è la foto emblematica, perché a un anno preciso dall'attentato
fu riaperto il Bataclan con un concerto di Sting destinato solo ai parenti delle vittime di quella notte, e dove fu inaugurata la nuova insegna, quella che storicamente non era stata mai toccata, e fu inaugurata la nuova insegna del Bataclan. Quindi c'era una rinascita non solo ovviamente non solo del locale, ma di tutto quello che era stato, no? E quindi effettivamente io mi ritrovo in questa Parigi più o meno semideserta, dove non succedeva assolutamente nulla. Cioè non c'erano, io da italiano mi aspettavo delle commemorazioni da qualche parte, mi aspettavo degli eventi, mi aspettavo lotte di polizia in qualche modo che avessero scortato chissà chi e perché. Ma il problema è che in realtà io mi trovo di fronte al Bataclan con 150 gazzetti, l'unico posto dove succede qualcosa, in realtà sono due i posti, uno è il Bataclan con 150 gazebi, tutti mega organizzati, gestiti dal governo francese, ognuno per una TV che arrivava dall'estero per raccontare praticamente l'evento del Bataclan, con gazebo, elettricità, boccione dell'acqua, frigorifero pieno, cioè tutto gestito dal governo francese, dove loro già sapevano che sarebbero arrivati questi, tant'è che c'erano addirittura due TV giapponesi a raccontare questo evento, cioè una roba fantascientifica. Angelo. E io sono riuscito ad arrivare, questa era la distanza massima che io ho potuto accedere al Bataclan, io ero a 70-80 metri, non prima, tutto intorno c'erano transenne e gendarmerie, e sono riuscito ad arrivare a questa distanza solo con il tesserino da giornalista, perché altrimenti, cioè, zero spaccato. Chiaro. Assolutamente. Angelo, non so se mi senti. A volte io purtroppo perdo l'audio. Mi senti? Angelo, volevo chiederti la tua sensazione, no? Noi questa sera appunto cerchiamo proprio di non so come dire, alimentare un confronto, no? Un rapporto, poi tu l'hai dimostrato anche in questi giorni in una cosa in cui io non voglio assolutamente entrare, però che c'è, diciamo, un rapporto di amicizia e di stima tra te e Francesco. Io volevo chiedere a voi due, non so se sono cose così non le abbiamo programmate, quindi penso che Angelo poi mi darà le bacchettate, però volevo chiedere a entrambi un parere, non su questo lavoro specifico che abbiamo visto di Angelo, sul lavoro specifico di Francesco, ma voi che pensate del lavoro dell'altro? Cioè diciamo vi rapportate, perché secondo me la cosa interessante di questo tipo di incontri e diciamo in questo Laura, Francesco Savelli, Fabrizio, insomma Enrica, secondo me sono anche molto così aperti e coraggiosi, perché ci danno una possibilità, è quella proprio di creare quel dialogo dove apparentemente possa sembrare che non vi sia, no? Perché io vi conosco, quindi secondo me esistono proprio dei punti che poi rappresentano il modo anche di dedicarsi al lavoro, no? L'impegno, il discorso di approfondire, però secondo me chi vi guarda oggi per la prima volta insieme pensano che siete un pochino l'uno il contrario dell'altro, no? Probabilmente è così, nel senso ognuno ha le sue caratteristiche, però volevo sapere voi che idea vi siete fatti del lavoro dell'altro. Ora, non che bisogna io posso partire tranquillamente. Cioè, io posso sapere anche, quando tu guardi una fotografia di Francesco, al di là poi del discorso anche diciamo tecnico, no? Perché voi poi siete anche dei conoscitori della costruzione proprio di un'immagine, della realizzazione, insomma, di una narrazione attraverso le immagini. Io volevo sapere qual è l'effetto che vi fa vedere le vostre fotografie reciproche. A me personalmente piace. Allora, io a parte la stima che ho di Francesco come autore, a me le sue foto piacciono, ovviamente non tutte, ma mi sembra anche normale, voglio dire, ma non è quello il punto, cioè non è la quantità, e comunque nella sua complessità del lavoro a me piace.
A me solo una cosa non piace di Francesco, ed è, ma questo mi sembra che lo avevo detto a te probabilmente e non ho mai avuto occasione di dirlo a Francesco. In realtà l'altro giorno ci siamo scritti su WhatsApp, dopo un episodio che conosci benissimo, ci siamo scritti e lui mi fa, vabbè, è una questione un po' nostra, però dice un giorno ci incontreremo. Io ho detto, Francesco, e te già ci siamo incontrati, solo che non si ricordava. Poi la finisco qui, la narrazione di quella roba lì, e noi ci capiamo e sappiamo di cosa stiamo parlando, però non è quello il punto. Allora, io, tu sai che io ho un blog, no, dove scrivo di fotografia. Ma perché Francesco ti ha detto che non vi eravate incontrati, se vi eravate incontrati? Non se lo ricordava. Perché non se lo ricordava. Perché non se lo ricordava. Mea colpa, mea colpa, non me lo ricordavo. Mannaggia, no, ma al di là di questo, no, ma c'è un motivo. No, c'è un motivo. Aspetta, sì, però c'è da dire pure che è stato un incontro fugace, nel senso che... È stato un incontro veramente rapido, però sì. Poteva avere un seguito, poi non c'è stato. Però, a prescindere da questo, stavo dicendo, tu sai che io ho un blog di fotografia abbastanza seguito, io ce l'ho dal 2007, io scrivo di fotografia già dal 2007, dove non parlo di tecnicismi ma parlo di semantica fondamentalmente, e più o meno c'è qualcosa che riguarda la fotografia di strada, ma non solo. Comunque, per non tirarla lunga, io scrissi, credo nel 2015 probabilmente, un articolo titolato Fotografi e fotografanti, cioè dove io do una mia idea, una mia percezione di quello che è il concetto di fotografo, che esula dal professionista e fotoamatore. Per me il fotografo è fotografo, non esiste il fotoamatore, non esiste il professionista. Cioè, se hai una concezione legata alla fotografia, vivi per immagini, hai quel piglio che ti fa vedere con uno sguardo diverso e hai una narrazione che non necessariamente debba essere fatta in un certo modo perché lo fai per lavoro, per me sei un fotografo, ok? Anzi, ti dirò di più, ci sono più fotografi nel mondo dei fotoamatori che non dei professionisti, ok? Quindi, e poi siamo lì all'autore, eccetera, eccetera, e poi ci sono i fotografanti, cioè quelli che usano il mezzo senza coscienza, senza consapevolezza, per poter pagare le bollette. Ok? Allora, io faccio questo preambolo perché io apprezzo tantissimo il lavoro di Francesco, ma io non apprezzo assolutamente Francesco quando dice io non sono un fotografo. Cioè, io una cosa che mi nervi questa cosa, non poco, ma tanto. Io ho detto, adesso mi sta che dice Angelo, cosa non gli piace di Francesco, ho detto qua finisce tutto, ce ne andiamo a casa. Perché? Allora, io capisco lui cosa intende, cioè, attenzione, io capisco lui cosa intende quando dice io non sono un fotografo, però io dall'altro lato, con la mia coscienza e con la mia sensibilità, che conosci, Benedetta, legata al mondo della fotografia, io non mi sento di dire che Francesco non è un fotografo, ok? Quindi è l'unica cosa che io cambierei di Francesco oggi, cioè è l'unica cosa che a me piacerebbe che lui fosse più consapevole del potere che ha il suo sguardo da un punto di vista fotografico, no, non di narrazione. Ti dico, non è una questione, io in realtà no, non è una questione di mancanza di consapevolezza, nel senso che io diciamo che in generale non, ecco, ho delle difficoltà quando mi chiedono cosa faccio nella vita a definirmi, ma non perché io non mi senta fotografo o mi senta più scrittore che fotografo, ma semplicemente perché in realtà io credo di essere un essere umano. Nel senso che, cioè, sono un essere umano, sono una persona che ha un sacco di fragilità e che cerca di non nasconderle, ma per me non è importante la fotografia, nel senso che è importante nella misura in cui mi permette di dire delle cose, cioè, ma per me non è altro che un mezzo. Cioè, io fatico anche a stare dietro a
tutte queste seghe mentali che spesso leggo sui social network, a tutte queste lamentele su che cosa è arte, che cosa non è arte. Io credo che l'esperienza sia l'esperienza di vita, le cose che si vivono giornalmente o espressioni, quali possono essere la morte, le fragilità, le gioie, le tristezze, tutto concorra a eventualmente formare un qualcosa che ti permetta di esprimerti. Io sono consapevole delle mie potenzialità e col tempo in realtà lo sono diventato sempre di più, però in realtà so di essere estremamente fallibile, so di essere sempre sul filo, perché e quindi io non mi sento, io mi sento più veramente un camminatore, cioè uno che cerca delle cose e poi magari le restituisce attraverso la fotografia o le restituisce attraverso un romanzo o qualunque altra cosa. E cioè, non lo so, forse un po' mi pesa, la realtà è questa. Però la visione, è vero, però la visione contemporanea del concetto di fotografo, correggetemi se più che altro, Benedetta, tu che sicuramente... No, nel senso che oggi il fotografo non è colui che produce immagini, il fotografo è quella persona in grado di riuscire a far coincidere nello stesso momento, al di là delle famose frasi di Henri Cartier-Bresson, di triangolare, eccetera, eccetera, che lasciano il tempo che trovano. No, io sto parlando di un qualcosa di diverso, il fatto di riuscire a far lavorare l'immagine insieme a altri tipi di linguaggi visivi e non visivi, anche perché la fotografia e l'immagine oggi sono un linguaggio non verbale a tutti gli effetti, e quindi automaticamente il fatto che tu riesca a far convivere fotografia con la scrittura e insieme, ciò non toglie che quello sia fotografia, perché è un tipo di fotografia che tu non utilizzi, con cui tu non utilizzi il mezzo fotografico, ma utilizzi la penna, ma è una fotografia, è comunque una fotografia. Secondo me, vogliamo delle immagini. Certo. Ma attenzione, questo non significa che tu debba dire per forza che, secondo quello che è la mia visione, che tu sei fotografo, però una volta che da parte mia c'è una riconoscibilità all'interno di un autore che ha questo tipo di sensibilità, io ritengo tu sia un fotografo. Cioè, ma io invece ritengo che tu sia un fotografo, molto più di me, ad esempio. Io ritengo che entrambi siate fotografi. No, ma lo spiego spiega. Perché Angelo comunque ha intanto una competenza mostruosa, cioè è praticamente l'enciclopedia. Cioè io a volte quando leggo le sue cose... No, ma è una cosa che penso, cioè, che ho sempre detto, cioè che hai delle competenze straordinarie per quanto riguarda le macchine fotografiche, per quanto riguarda il loro funzionamento, una cultura fotografica sterminata. Invece la mia cultura, ad esempio, la mia è una cultura da bazar, fondamentalmente, nel senso che passa di palo in frasca, cioè non ha dei riferimenti ben precisi. Io sono un casino vivente, cioè non ho un rigore tale che mi permette di... Cioè i miei progetti fotografici nascono da un fulmine che mi cade sul cervello, cioè che a un certo punto... No, cioè è l'immagine proprio più adatta. Cioè, non ce l'ho questa tua capacità di pensare un progetto come 258 minuti. Cioè, io non l'avrei saputo fare quel progetto. Ma non perché... Significa che io abbia fatto pensandolo da prima. Cioè, anche a me mi è caduto sulla testa. Sì, no, quello che voglio dire è che io, ad esempio, procedo per accumulazione. Cioè, i miei progetti fotografici si basano sull'accumulazione di immagini, fondamentalmente. Accumulazione di immagini che sono... fotografiche, mentali, che sono parole, un casino, un bordello, cioè fondamentalmente, dove io stesso spesso mi perdo e ho bisogno di fermarmi un attimo e dire no, stop. Invece con te, guardando il tuo lavoro, io ci trovo un rigore che io ammiro personalmente, perché non riuscirei ad averlo. Cioè, quindi se
è soprattutto una cosa fondamentale. Io di macchine fotografiche ne capisco un cazzo. Cioè, ho mezza macchina fotografica per giunta distrutta, e quindi quando vedo qualcuno che ne capisce mille volte più di me, io penso, ma è molto più fotografo uno come Angelo che me, ma non per sminuirmi, non è quello, perché poi alla fine io la fotografia la uso, a volte ne abuso pure. Cioè, ho capito, ragazzi, tanto mi devo intromettere perché così... No, lasciaci fare forum, Donato, dai. Veniva veramente da sorridere, perché insomma, Francesco, tu parlavi di un argomento che poi, diciamo, è stata... così l'escamotage, non so come dire, attraverso la quale io ho conosciuto Laura e così Angelo, no? Perché insomma Laura è una persona che credo a Bologna, ma in Italia da oltre 20 anni si occupa di fotografia, insomma c'entrava anche un po' di questo discorso qua. Mi avete fatto sfrugugliato un'ideuzza mentre vi sentivo parlare, perché quasi quasi adesso mi metto a scrivere un progetto per voi due che mi piacerebbe curare, perché entrambi avete rilevato delle cose verissime, ciascuno dell'altro. Quindi c'è questo rigore proprio di Angelo. Io con Angelo ho fatto la curatrice in un modo, con Francesco ho fatto la curatrice in tutt'altro modo, quindi da una parte ero nel caos, ma il caos che però secondo la linea di Francesco aveva un ordine, ma era proprio il caos. Dall'altra io avevo a che fare con un fotogiornalista, fotoeditor, insomma profondo conoscitore della materia, e io ragazzi con Angelo, cioè non è che ho potuto fare un discorso di editing, ma non perché Angelo non me lo avrebbe concesso, perché non ce n'era proprio bisogno, perché il suo modus operandi è un altro. Chiaramente, diciamo, poi si è trovata così una linea di collaborazione con entrambi diversa, però adesso che vi sentivo parlare e che vedo che avete capito delle cose, sarebbe interessante vedervi lavorare in un progetto a quattro mani, cioè interpretare un tema con i vostri approcci dal proprio punto di vista. E diciamo, pensando proprio a questo, perché altrimenti poi il pubblico ci scappa, e volevo dire questa cosa, che mentre voi parlavate è stato veramente molto interessante vedere come si sono create, non delle tifoserie, perché non siamo su un ring, qui insomma siamo veramente fra persone insomma che si conoscono, che si stimano, però vedevo come c'era, ho letto un commento di Adriano Nicoletti, che saluto e che ringrazio perché insomma è amico di tutti noi, da poco abbiamo realizzato un lavoro molto bello con Adriano, che diciamo seguiva un po' quello che stava dicendo Francesco. E poi ci sono stati dei commenti, c'è stato anche Umberto Verdoliva, che saluto, che commentava, ci sono stati tutti degli altri commenti che dicevano: Angelo, parole sante, Angelo, sottoscrivo in pieno quello che stai dicendo, come se entrambi in qualche modo rappresentaste un po', so come dire, non voglio dire dei parametri, però due tipi di pensiero che trovano riscontro, no? Poi nella collettività, che è quella di vostri fotografi colleghi. Pensando ai vostri percorsi, grazie Nicoletta, pensando ai vostri percorsi, grazie Nicoletta, De Gustibus, Nicoletta, pensando ai vostri percorsi, mi veniva in mente, adesso passo veramente di palo in frasca, giusto per omaggiare anche Laura. Allora, siamo partiti dalla strada, abbiamo visto qualcosa di Malacarne di 258 minuti, dovremmo avere 24 ore, fare proprio un after hour per poter, diciamo, vedere. Ciao Barbara, la tua foto è sempre qui, ci vedi, siamo sempre qui, Barbara Silve, che salutiamo e che ringraziamo di seguirti, a cui facciamo fra l'altro gli in bocca al lupo, perché fra pochissimi giorni parte una roba fantastica ideata da Barbara. Scusate, ma quando le persone sono brave, insomma raggiungono dei risultati, secondo me bisogna dirlo. Barbara ha ideato questo programma televisivo, pensate, che porterà la televisione, buonanotte, la fotografia in televisione,
ideato e curato da Barbara. Francesco, non ridere. E quindi ti facciamo tanti in bocca al lupo, Barbara. Non vediamo l'ora di vederti. Tutto questo accadrà sulle reti Mediaset. Insomma, se seguiamo Barbara Silve ne sapremo di più. Fatto questo piccolo spot in totale amicizia e disinteressato, volevo dire che dovremmo avere 24 ore per poter, diciamo, affrontare, no, tutti i lavori, tutti i progetti, tutti i percorsi da voi realizzati. Parto da alcune cose. Allora, per Francesco c'è un discorso che lo lega moltissimo alla musica. Sappiamo anche che Francesco, forse per questo, lui dice: non mi definisco un fotografo. Io sono uno che, tra le altre cose, lavora con la fotografia, però Francesco usa anche altri tipi di linguaggio, come ad esempio la scrittura, ha scritto dei romanzi. E tra le sue ultime collaborazioni, diciamo, ci ricordiamo quelle con Jovanotti per il Jova Beach Party, e proprio cosa delle ultime ore, perché l'abbiamo potuto vedere poi, credo, dal profilo di Achille Lauro, quest'altro lavoro che accompagna, credo, Francesco, la presentazione proprio della nuova produzione di Achille Lauro. Achille Lauro, con il quale però io mi ricordo tu avevi già collaborato nel 2017, anche se ancora non era esploso il suo fenomeno, no? Come tutti oggi noi lo conosciamo. Se penso ad Angelo Ferrillo, penso che c'è una sua proprio commissione, una commissione della sua fotografia con tutte quelle che sono le aziende iper top che chiedono, si rivolgono ad Angelo proprio per dire: abbiamo bisogno di un linguaggio che riesca a narrare non solo il nostro prodotto, ma tutti quelli che sono i nostri valori, tutto quello che c'è intorno, no? A quello che noi poi vediamo come logo, e sono dei marchi molto molto importanti di cui Angelo stesso ci parlerà, però insomma io uno su tutti posso ricordare Vans, insomma ce ne sono veramente tanti, perché in questo senso Angelo ha proprio un sodalizio, e anche in questo, no, io trovo una diversità tra voi due, eppure diciamo dei percorsi coerenti proprio di continuità con alcuni di quelli che possono essere dei mondi, dei settori che comunque sono vicini al sociale, soprattutto al mondo dei giovani, no? Se penso alla musica, e se poi Angelo penso a quelle che sono le case di abbigliamento della gente figa, per capirci, che è tutta giovane, che sono skaters, che sono, insomma, è tutto un mondo molto molto particolare anche quello. Quindi parto questa volta da Angelo, e chiedo ad Angelo, in assoluta libertà di gestione, perché mi fido più del vostro sentire, a me piacerebbe vedere qualche immagine, Angelo, se ci potessi anche raccontare, no, come nasce questo tuo percorso professionale, che poi diventa anche però una responsabilità, perché raccontare un brand non è proprio semplicissimo, non è fare la fotografia che poi va, diciamo, nella pubblicità dei giornali, pur essendo quello, diciamo, un altro, però qui secondo me si va un po' più in profondità. Ce lo racconti questo aspetto del tuo lavoro? Ma allora, io mi occupo di quella che viene chiamata fotografia corporate, ma in realtà non solo, perché poi qui mi faccio carico del mio background, dove ho studiato, e praticamente riesco a trovare quella che io poi posso definire anche una sorta di ingegneria dell'immagine, no? Per chiaro capirci. Che poi volgarmente non è nient'altro che una struttura progettuale sulla quale andare poi dopo a cercare dei parametri visivi, no? Qui ho portato una sorta di, questo qui è quello che io utilizzo come portfolio da inviare ai brand quando hanno bisogno di capire io come mi muovo, no? Quello che faccio. Qui abbiamo
Element e Aref sulla sinistra, mentre invece a destra un purpurri, diciamo, di Vance nel tempo, giusto per far capire le dinamiche, insomma, sì. Ma anche per far capire anche la versatilità, no? Dal ritratto posato all'urban, all'ambientato e comunque al lifestyle, insomma, per poi fare anche questa sulla sinistra è stata la campagna di lancio di Le Coq Sportive Cycling nel 2015, se non sbaglio, quindi la commissione di studio è invece ambientato, qualcosa difficile anche da mettere insieme da un punto di vista proprio visivo. Lui, io ho collaborato tantissimo con questo designer italiano che adesso vive in Cina e che lavora ancora fortunatamente nell'ambito del design, e questa è una sua produzione sulla destra, ma diciamo che comunque anche qui abbiamo lavorato abbastanza, e questo è il mio approccio al mondo della moda, no? Se vogliamo, però da un punto di vista sempre un po' più documentale, cioè diciamo che c'è sempre un'impronta mia che esula forse da quello che è il mondo patinato della moda in qualche modo, no? E qui abbiamo altri due lavori sempre fatti con Nicolas, dove a sinistra c'è una sua collezione con alcuni elementi introdotti che non sono suoi personali, tipo in alto, l'immagine in alto è una giacca di Jean-Paul Gaultier, e poi invece l'altro lavoro che abbiamo fatto sulla destra, che è stato un lavoro secondo me difficilissimo ma fantastico, dove mi sono divertito tantissimo, per Issei Miyake, questo designer giapponese che è uso realizzarsi i tessuti da solo a mano, e c'è una sovrapposizione di tinte e di colori che sono alla base della sua idea, quindi anche lui quando ha visto il lavoro fortunatamente ha detto che comunque è un qualcosa che non era mai riuscito ad esprimere quello che era la manualità del suo intervento sui tessuti. Poi qui abbiamo una piccola selezione della campagna digital fatta nel settembre del 2019 per Golden Goose, che è un marchio italiano, benché comunque con un nome straniero, un marchio totalmente made in Italy, che produce anche le sue sneakers in Italia, e dove avevano lanciato sul mercato per la prima volta nella storia del brand una sneakers totalmente bianca, e abbiamo lavorato gli art director avevano introdotto il concetto di purezza, e quindi andando a lavorare poi dopo nello studio di Michelangelo a Carrara. Bellissimo, bellissimo. Per poi trasferirci dalla parte diciamo robotizzata fatta in Veneto, fisicamente, per poi andare in mezzo alle polveri di marmo e quindi trasmettere questo bianco assoluto, insomma. Angelo, scusami se mi intrometto, ma vedendo queste fotografie, tu qui sei un'altra persona totalmente rispetto a come ti conosce, diciamo, il grande pubblico, no? Io innanzitutto vedo un Angelo Ferrillo a colori, poi non so se già Angelo tra queste fotografie c'è un progetto che ha avuto anche un'altra evoluzione per Portfolio Italia, se non erro. Non credo di non aver sentito niente. Allora è un mio problema. Forse mio, adesso ti sento, proviamoci. Okay. No, ti dicevo, allora innanzitutto vedendo nell'insieme, no? Il portfolio che anche Francesco ha presentato così, ha preparato così il portfolio, vero Francesco? No. È passato manco per la capa, ecco. No, per questo è proprio la vostra era proprio di approcci, è chiaro, era una battuta, la mia, però dicevo che guardando queste fotografie magari il grande pubblico che ti conosce, no? Per un certo tipo di fotografia street, bianco e nero, molto contrastata, eccetera, vede queste fotografie innanzitutto e scopre proprio tutto un altro mood. E poi ti chiedevo se tra queste fotografie c'era il progetto che io mi ricordo molto molto interessante, che fra l'altro ha partecipato e ha vinto, se non erro, una tappa di
Portfolio Italia, perché quando io lo vidi dissi, ma Angelo, questa cosa mi stupisce, e mi interessava la questione di lavorare con una certa visione per un brand e poi far sì che grazie poi a quel lavoro nasca un progetto che è un progetto, se vogliamo, di narrazione che va al di fuori, no? Del campo prettamente del corporate. Siccome io vedo le immagini molto molto piccole, non sapevo se, cioè so che le hai fatte vedere perché l'hai nominato, insomma, però volevo che ce ne parlassi tu. Adesso faccio vedere il lavoro di cui stai parlando, e praticamente è un lavoro fatto, cioè è un lavoro indotto, cioè è quello che diventa poi per me un portfolio partendo da una commissione di un cliente, e mi spiego meglio. Allora, ho lavorato per 2 anni di fila per Dirk Bickenberg, questo marchio di abbigliamento tedesco che è molto forte in Italia, in collaborazione con R&Co, che è un marchio di prodotti per styling. E praticamente insieme con loro ho fatto quattro Fashion Week di presentazione delle loro collezioni. Ed era un commissionato che serviva per far capire l'unione che c'è tra il prodotto di abbigliamento e il prodotto di styling, cercando di metterlo insieme. Quindi io non facevo la parte di passerella, per capirci, ma facevo la parte di backstage, ma non un racconto di backstage normale, ma c'erano degli regolari da parte dell'art director. E ho fatto questo lavoro. Poi dopo, andando a rivedere nel mio archivio di queste quattro Fashion Week, ho visto che c'era una tematica ricorrente, ma da un punto di vista puramente estetico, cioè dove poi andando a lavorare su quelli che erano dei parametri che avevo avuto, andando a vedere l'evoluzione del fashion, tutto quello che sta dietro alla movimentazione attuale del mondo della moda, no? Che si muove con un anno e mezzo di preparazione di collezione, 2 mesi per la preparazione della sfilata, tecnici che preparano l'evento durante la Fashion Week, che nel frattempo si sta spostando nella prossima Fashion Week, che è la settimana dopo in un'altra città del mondo, per arrivare a fare cosa? A produrre 8 minuti, perché una sfilata dura 8 minuti massimo. Comunque, se il tempo, il minutaggio è una costante. Sì, guarda, no, ma io in realtà mi sono accorto che sto lavorando da un punto di vista autoriale sul concetto di passaggio del tempo, perché mi sono accorto che oltre a 258 minuti, io ho anche altri lavori che sono basati sul tempo, e praticamente io, andando a rivedere questo archivio, avendo letto degli articoli su Michele, il director attuale di Gucci, c'era questo ritorno alla possibilità di far capire al mondo che alimenta il fashion, quindi il pubblico, che dietro alle sfilate c'è un lavoro macchinoso. E quindi effettivamente io mi sono trovato di fronte a queste immagini, che poi dopo io ho trasformato in portfolio chiamandolo Bored, che brutalmente è chiamato noia, ma in realtà è questo momento di limbo, questo stallo di 3 ore/4 ore di backstage, dove apparentemente non succede nulla, dove c'è un momento e che poi dopo diventa energia massima, ai massimi livelli per 8 minuti. Quindi c'è questa iperbole che sale verso la produzione della collezione, che poi si cala in queste 4 ore per poi diventare energia pura che esplode negli 8 minuti. E quindi praticamente io ho raccontato da un punto di vista, secondo me, autoriale, queste 3/4 ore come vengono vissute in questo stallo, no? Totalmente sì. di assenza, diciamo così, che come dicevi tu è un portfolio che è stato menzionato
nella tappa di Sesto Levante di Portfolio Italia del 2020 e ha vinto la tappa di Castelnuovo di Garfagnana sempre nel 2020, la tappa successiva praticamente. E bravo, adesso è finalista. Grazie. Bravo. E adesso è finalista, dovevamo, in realtà si doveva risolvere a fine novembre e capire chi sarebbe stato il vincitore di quest'anno di Portfolio Italia, ma in realtà non è stato rinviato causa Covid. Chiaro. E quindi niente, questo è un bellissimo lavoro. Io te l'ho detto appena l'ho visto che mi aveva colpito molto, quindi insomma seguirò le evoluzioni. Allora Angelo, hai parlato di nuovo, insomma, purtroppo del Covid, di rimandare alcune cose, no? Adesso dico una cosa un po' di cultura pop, nazional popolare: la prossima settimana inizia Sanremo, un Sanremo che sarà molto diverso quest'anno, diciamo è inutile fare gli snob, credo sia il programma televisivo forse più seguito in Italia dagli italiani all'estero. E parlando diciamo delle vostre due produzioni, quindi dal tuo impegno, dalle tue collaborazioni, un po' dalla tua visione che poi offri, no? Alle aziende con cui collabori, dall'altra parte abbiamo Francesco. Io prima citavo Jovanotti, citavo Achille Lauro, la prossima settimana c'è Sanremo. Achille Lauro non si esibirà perché Achille Lauro, da quello che io ho compreso, è ospite. L'anno scorso ma si esibirà. Si esibirà, perfetto. Io non vedo l'ora perché adoro tutti i suoi look. L'anno scorso mi ha fatto impazzire proprio quando si è tolto quel mantello. E quindi Francesco, volevo chiedere invece a te come nasce, come si è evoluto questo tuo rapporto, che non so se è capitato per caso. Tu sei anche lì, insomma, hai determinati gusti musicali, sei uno che ascolta tantissima musica mentre lavora, e un bel giorno è successo che Jovanotti ti ha chiamato, vi siete incontrati, Achille Lauro, come accade, diciamo, che il tuo lavoro ti avvicini a questi grandi personaggi della musica? Fra l'altro, Francesco, tu hai seguito, credo, l'ultimo evento in termini di concerti, che è stato proprio il Jova Beach Tour, dove, non so se vi ricordate, tutte queste spiagge in Italia erano aperte a questa orda, no? di folle che andava per divertirsi sostanzialmente, no? Quindi ci hai restituito delle immagini proprio di divertimento, partecipazione, anche a volte stanchezza, però di gente felice che poteva stare insieme a sembrata, insomma, sembrano ricordi un po' lontani anni luce. Il libro aveva un sottotitolo che secondo me è stato profetico, perché era Cronache da una nuova era. In realtà è sì. Cronache dall'era che fu. Infatti diciamo che quell'era lì. Se avessimo immaginato quest'era qui, probabilmente quel sottotitolo non l'avremmo usato. Guarda, io ti devo dire, perché poi è stato profetico, ma insomma, un po' non proprio, esatto, un po' al contrario. Ma io ti devo dire la verità, io, a parte che non riguardo mai i miei libri, nel senso che non, però questo forse è quello che ha fatto eccezione, perché mi fa un po' impressione. Io quando feci questo lavoro, in realtà, intanto, partiamo, se andiamo un attimo in ordine cronologico, per me è stata una sorpresa enorme venire a scoprire che la moglie di Jovanotti, Francesca, conoscesse il mio lavoro, conoscesse le mie immagini. Io sapevo, quando abbiamo iniziato a scriverci, chi era, ma non mi sarebbe mai venuto in mente di dire a sua moglie: senti, ma non è che per caso mi fai conoscere Lorenzo, eccetera, eccetera, perché non sono il tipo, perché non vado mai a caccia di queste cose. Ma io credo che di essere una persona estremamente fortunata. Questo probabilmente è un altro di quei motivi per cui io non mi sento veramente un fotografo, mi sento uno che ricerca qualcosa, perché in qualche modo, pur io sudando, pur avendo fatto e facendo ancora oggi
dei sacrifici, pur trovando spesso la strada in salita, succede che io incontri della gente straordinaria. Ma questo è successo fin dall'inizio, con te ad esempio. Se non lo con dico, te che... dopo, mamma mia. No, ma io lo dico sempre. Cioè, io lo dico in ogni occasione, nel senso che se io non avessi trovato della gente, che delle persone che avessero così tanta incoscienza da credere nel mio lavoro, oggi non saremmo probabilmente neanche qui a parlarne. E io, al di là, sì, del mio crederci, al di là del mio essere tenace, del non mollare, però c'è una grande componente di fortuna, di cui tu e poi anche Giovanotti siete in qualche modo gli artefici, perché a me arrivò praticamente un invito per andare a vedere un concerto alla Cireale di Lorenzo. Io andai lì e scoprì che in realtà a livello umano, ancora prima che a livello lavorativo, professionale, a livello umano con questa persona c'erano tantissime cose che ci accomunavano, tantissime passioni, tantissime idee, tantissimi punti di vista sul mondo. E quando mi arrivò quella famosa mail di cui parlo spesso, io rimasi a guardare per 10 minuti chiedendomi se fosse reale oppure no, di lavorare insieme. Lui mi scriveva che, vabbè, a parte tutta una serie di sviolinate, tra virgolette, mi scriveva che ero l'unica persona capace di descrivere questa sua impresa, di fatto, questa sua cosa folle. E per questo mi reputo una persona fortunata, perché se non fosse stato per questi incontri, probabilmente, appunto, non saremmo qui a parlarne stasera. Insomma, ora, tornando a questo, il Jova Beach Party per me è stato, al di là del divertimento, al di là dell'adrenalina, al di là della musica e del ritmo, è stato un progetto che mi ha spinto oltre il limite. A me piace sempre pensare ai limiti come qualcosa che si può superare in qualche modo, che superare e alzare l'asticella sempre di più. E il Jova Beach Party in questo è stato per me veramente una scuola di vita, perché mi ha portato a un nuovo livello di consapevolezza, ha la possibilità anche di continuare a fare il mio lavoro in assoluta libertà, e in assoluta indipendenza, ed è stata un'avventura pazzesca, perché poi siamo stati in giro per 3 mesi. Dimmi, Benny. No, dicevo bella. Dico bellissima esperienza. È stato bellissimo. È stato bellissimo perché era la prima volta per me che mi confrontavo con una cosa veramente enorme. Io non nego che quando me lo proposero ebbi paura, perché pensavo di non essere in grado di fare una cosa del genere, che forse era una responsabilità troppo, troppo grande. Poi a mente un po' più fredda, cioè lì per lì ho pensato questo, poi a mente un po' più fredda ho pensato che in realtà era un'occasione enorme, che se io avessi rifiutato probabilmente me ne sarei pentito per il resto della mia vita. Però posi una condizione, cioè se io avessi dovuto fare la cronaca dei concerti, avessi dovuto fotografare il palco, fotografare senza poter andare oltre, che poi è quello che interessa a me, probabilmente ci avrei pensato, magari l'avrei fatto ugualmente, però ci avrei pensato 10 volte. Invece il Jova Beach Party per me non è stato solo il libro sui concerti, è stato un libro sull'Italia di quel tempo, che era allora un'Italia fortemente divisa, dove la polemica su Salvini che lasciava in mare 140 migranti sotto il sole faceva venire fuori un'immagine dell'Italia che era atroce, cioè era veramente atroce in quel periodo. E quello che io ho voluto fare con il Jova Beach Party è stato proprio questo, cioè cercare in primis a me stesso e poi a chi aveva voglia di fruirne, di descrivere un'Italia, cioè di far capire che in realtà l'Italia non era tutta misogina, razzista, xenofoba, ma era fatta anche di gente che crede nel futuro, che crede nella possibilità di un mondo diverso,
più giusto probabilmente. E quindi il CGO Beach Party per me è stato una leva per descrivere in maniera non completa, perché è impossibile, ma di descrivere quell'Italia lì, attraverso la possibilità di avere 40-50 mila persone a concerto e la possibilità di fare quello che io ho sempre amato, cioè alla fine stare fra la gente. Io devo dire la verità, ho avuto parecchi dubbi all'inizio, perché una cosa è che ti mostrano un 3D, ti fanno vedere che cosa sarà più o meno. Una cosa è quando ti ritrovi per la prima data a Lignano Sabbiadoro, vedi questa enormità e dici, mo è ora che cazzo faccio esattamente? Dai, scusa, ma in tutto questo una foto ce la fai vedere? Scusate, eh? Nel frattempo spero non vi arrivi il fumo della sigaretta. Perdonami se ti ho interrotto, però perché tu ci stai parlando con tantissima enfasi di questo lavoro che sicuramente tantissime persone avranno già visto, però mi interessava anche vedere solo una fotografia, perché qui anche tu esci un po' da quello che è il tuo linguaggio, io dico abituale, ma quello a cui ci hai abituati, no? Quindi nel senso... che è quello del bianco e nero, e qui troviamo un Francesco Faraci a colori. Questa cosa qua è stata una cosa, io te lo chiedo perché non lo so, o meglio faccio finta di non saperlo, ma immagino che tante persone che non lo sanno avranno, diciamo, un interesse a chiedertelo, a saperlo. È una cosa che ti ha chiesto l'editore, è una cosa che ti ha chiesto Giovanotti? No, allora, io ho avuto assoluta libertà, io ho avuto proprio carta bianca di muovermi come meglio mi pareva a me. E solo che quando io poi poco dopo aver insomma chiuso il discorso burocratico del lavoro, eccetera, eccetera, sono stato un paio di giorni con Lorenzo durante le prove a casa sua, insomma siamo stati un po' insieme, ho capito che questa per lui era un'enorme sfida, perché sì, ok, stavo organizzando tutto nei minimi particolari, ma era una cosa completamente nuova, forse non in Europa, ma in Italia una cosa del genere non era mai stata fatta, quindi era una grandissima impresa. E capì lì, in quel momento, che in realtà dovevo mettermi anch'io, dovevo un attimo uscire dalla mia zona di conforto e mettermi in gioco. Se era una sfida per tutti, a quel punto doveva esserla pure per me, cioè non potevo esimermi dal dire ok, vabbè, faccio quello che so fare e basta, cioè sto comodo così evito rischi, eccetera eccetera. Io invece ho voluto prendermi dei rischi, perché per me anche il solo fatto di fotografare a colori era un enorme rischio, perché in realtà non l'avevo mai fatto e quindi all'inizio non nego di aver avuto qualche difficoltà, perché da qualunque parte io prendessi questo macello qui che vedete dalle fotografie, questo è Genova in tutto questo. Questa è Genova. Questa è Genova. Cioè, da qualunque parte io prendessi sto lavoro mi scivolava, cioè non riuscivo a focalizzare, malgrado ci avessi pensato per 6 mesi, non riuscivo però, trovandomi lì, a focalizzare bene cosa dovevo fare. Poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto, vabbè, diciamo che alla fine dei conti, l'istinto fa quello che deve fare, cioè io sono abituato a che quando devo vedere qualcosa mi butto con tutte le scarpe, mi sporco le mani, sudo e allora ho fatto così anche lì, mi sono letteralmente buttato, cioè mi sono lasciato trascinare dal ritmo, dalla musica, dall'adrenalina e da tutto quello che si creava durante i concerti, ma anche poi nel viaggio in sé, perché poi il bello era anche quello, cioè al di là dei giorni di concerto, era un continuo movimento, cioè in realtà era il mio pane quella cosa lì, perché non si stava fermi un attimo, si facevano viaggi in macchina epici di 400-500 km al giorno, ogni giorno dormivi in un posto diverso, a me è capitato di dormire pure nella camera della nonna che era morta un mese prima in Calabria, cioè una camera praticamente che è rimasta ferma probabilmente a 1950 con il divano, con l'armadio di legno bombato, un letto e l'immagine della Madonna a grandezza naturale sopra la mia testa. Proprio uno spaccato, no, Francesco, di quella che è un'Italia, fra l'altro, ecco, quella che ci racconti, anche accogliente, ecco, proprio
Questa fotografia è del Jova Beach Party, fra? Sì. Okay. Questo è però un travestito dei Carruggi. Di tutte le immagini poi in bianco e nero, io parlavo delle fotografie. No, scherzo, assolutamente. E appunto, no, cioè, guardiamo queste immagini, io penso che insomma ognuno di noi le guarda con un po' di malinconia, no? Proprio per questo momento qua. Francesco, da giovanotti, poi questo è chiaramente insomma un lavoro, un libro che ti ha portato veramente grandi riscontri, con Achille Lauro, che è un personaggio molto diverso, no? da Lorenzo Cherubini. Invece lì qual è stato il punto di incontro? Lui perché nel 2017, come vi siete incontrati e cosa vedremo a breve? Perché poi volevo chiedere anche ad Angelo qualcosa, diciamo, sul futuro, e siccome vedo che siamo quasi a 2 ore, poi chiederò chiaramente a Laura, Francesco e Fabrizio, insomma, di dirci loro se c'è spazio, se ci sono magari delle domande, perché tutti sanno che io non ho, diciamo, la prontezza di fare 3 cose nello stesso momento, quindi magari se ci sono state delle domande, ce lo direte voi, e magari, oppure insomma, se vogliamo aprire il dibattito, noi siamo ospiti in questo momento di Green Whale e di CFFC, quindi mi attengo un po' a quelli che sono anche i loro ritmi. Bene, 0 domande, mamma mia, tutti timidi questa sera, vabbè, oppure sono stata talmente brava io a farvi le domande giusto, oppure bravissimi voi a argomentare al meglio il vostro lavoro. Quindi Francesco, ti volevo chiedere, con Achille Lauro tu inizi, io Francesco questo lavoro lo adoro, è meraviglioso, non sto commentando perché lo conosco bene, insomma, e penso che forse a volte le immagini non abbiano un po' di tanto bisogno di commento, ecco. Con Achille Lauro come nasce il vostro incontro? Allora, con Achille Lauro, appunto, l'incontro nasce in realtà nel 2017, dove in maniera misteriosa lui è venuto a conoscenza di Malacarne. E lui in realtà è una persona che adesso noi la vediamo così eccentrica, un po' folle nel suo un po' meravigliosamente folle, ci tengo a dirlo, nel suo estro, pieno di paillette, pieno di trucchi, di unghie finte. In realtà è una persona che ha un vissuto particolare. Lui è nato a Verona, poi per via di vicissitudini familiari si è trasferito a Roma, è andato a vivere con suo fratello e ha cominciato a frequentare i centri sociali, ha cominciato a frequentare delle comuni, ed è stato sempre, e lo è ancora adesso, vicino alle realtà meno fortunate di Roma, in quel caso, delle periferie romane. Quindi è sempre stato molto sensibile alle tematiche dei ragazzi, alle tematiche delle persone che vivono in determinati contesti e in certi, diciamo, come dire, in certe situazioni. E quindi lui insomma, è venuto a conoscenza di Malacarne. Un giorno doveva far uscire un disco che si chiama Ragazzi Madre. Mi scrisse chiedendomi se mi andava di andare con lui nelle sue zone, insomma, parliamo di Vigne Nuove, Roma. Tufello, eccetera. Roma, sì. Dei quartieri romani. Esatto. E fotografare un po' il contesto che lui ci aveva vissuto fino a poco tempo prima, in realtà, e da cui non si è mai poi del tutto allontanato. E così mi ritrovai a Roma con lui. Io non sapevo chi era, devo essere sincero, non avevo la minima idea. Mi sono documentato quando poi mi scrisse, poi ho guardato e ho cercato di capire un po'. Quindi allora si fece questo lavoro che andò a finire nel disco, e la cosa un po' morì lì, per la verità, nel senso che abbiamo continuato a sentirci e comunque c'è sempre stata una sorta di stima. Il mese scorso, a gennaio, invece, in qualche modo si è chiuso questo cerchio, nel senso che lui mi ha richiamato perché praticamente uscirà un nuovo disco in primavera, ma c'era in particolare una canzone che era una sorta di omaggio alle sue origini e alle persone
che lui, che avevano avuto a che fare con lui, che hanno in qualche misura avuto a che fare con lui. Francesco, sì. Perdonami, sì. Poi se chiedo alla regia se ci rimette poi dopo in sovraimpressione la domanda di Duccio Cantini che ti voleva chiedere una cosa. Scusami se ti ho interrotto. No, tranquillo. Insomma, mi chiamo, e quindi per me in questo senso questo lavoro che ho fatto in questi giorni, nelle settimane passate, che andrà, adesso non so bene che cosa succederà con questo lavoro, so che finirà sul disco, so che vabbè, ovviamente lui poi lo ha condiviso per una sorta di promozione, eccetera, eccetera, del singolo, ma non so cosa bene accadrà, in realtà ne stiamo parlando in questi giorni, e qualcosa sta venendo fuori, ma in realtà purtroppo non lo posso ancora dire, perché non c'è nulla di... Puoi dare anche certo. Prima, non abbiamo lo scoop. No, c'ha le pagine però. No, c'ha delle pagine. Va bene. Ha delle pagine, insomma. Come? No, dico va bene, immaginiamo qualcosa che ha delle pagine, va bene. Niente, insomma, se volete ve lo posso anche fare vedere il lavoro in realtà, così magari poi lo tanto ormai insomma è abbastanza, aspetta che prima che mi perdo io un attimo, insomma, sì, in sostanza siamo andati in giro ancora per le periferie romane, siamo entrati proprio in casa della gente e in casa di suoi amici, di gente che conosceva, di gente che si è preso cura di lui, e con assoluta naturalezza, poi ci tengo a dirlo, quindi senza forzature, senza giochi di spostamenti e composizioni varie, li ho fotografati, insomma. E questo è il frutto un po' del lavoro di questi giorni, ve lo faccio vedere così. Aspetta un attimo. Qualcosina, fra l'altro, su Instagram, Francesco, io come credo sì. Qualche altro migliaio di persone l'abbiamo visto tramite il profilo di Achille Lau. Sì, ma poi vedi anche questo, cioè io non, cioè, ad esempio su di lui io non avrei mai immaginato di essere in qualche modo richiamato alle armi, ecco, perché io l'ho seguito poi nel corso della sua carriera, cioè, ha avuto un'esplosione straordinaria e mi ha fatto piacere. Non tanto la chiamata in sé, cioè quanto che lui abbia ancora a cuore queste situazioni qua, in sostanza. Cioè non so come spiegarlo, però sì. Tu ti immagini che poi magari uno, col successo che ha avuto lui, che sta avendo lui, a un certo punto se ne freghi un po'. Invece la voglia, anzi era la voglia di mostrare questa realtà, quindi di ricordarsi. Ecco, se c'è una cosa che probabilmente ci accomuna è proprio questo, ricordarci da dove veniamo, in qualche modo, e rimanere con i piedi per terra, insomma, senza facendo dei voli pindarici, perché io poi, nello specifico, sì. Ne faccio un'infinità di voli pindarici, però rimanendo di fatto sempre ancorati un po' alle nostre origini, perché io poi vado a Roma, giro l'Italia, giro ma ovunque io vada, in qualche modo, è come se io cercassi la mia Sicilia, insomma, non so, un po' la mia piccola isola. È un po' perché di fatto questo modo di fare fotografie è, non so, non è né giusto né sbagliato, è il mio modo di farle, cioè quello di affidarmi in qualche modo all'istinto, quello di affidarmi al mio modo di interagire con le persone, cioè quello di possibilmente toccarle, possibilmente stare il più vicino possibile. Cioè, a me piace tantissimo sporcarmi le mani e non mi piace quasi mai tirarmi indietro quando c'è da parlare con la gente, da confrontarmi, da smuovermi. E io credo che una delle tante vite possibili è un viatico in qualche modo per la conoscenza, sia proprio questo immergersi con tutte le scarpe nella realtà. Che poi di questa realtà noi ne tiriamo fuori un frammento tanto, che non è neanche la verità poi alla fine, perché è sempre mediato da quello che tu sei, poco importa. Però a me interessa l'esperienza, in sostanza. Prima ancora della fotografia, mi interessa quello che io ho da spartire con queste persone, in sostanza. Sì, è chiarissimo. Per questo che poi per me la fotografia è un mezzo,
e non è mai il fine, è semplicemente qualcosa che mi aiuta anche ad andare oltre poi, perché a me interessa fare le fotografie per poi parlare della vita, non mi interessa fare le fotografie per guardarci l'ombelico e dire quante sono belle, quanto sono fighe le fotografie, cioè a me interessa che le fotografie, che ogni fotografia che io faccio abbia qualcosa da raccontare, se non ha niente da raccontare per me non è una buona fotografia in sostanza. Cioè, deve essere. Io credo che questa cosa sia nelle corde di un autore, il fatto di non avere la fotografia come fine, ma come mezzo, perché appunto è quello, cioè il fatto di riuscire ad avere uno scambio proprio tramite la fotografia che ti dà la possibilità di poter esprimere un concetto, nel mio caso, in una forma più immediata rispetto allo scrivere. E automaticamente fa in modo che il fine va nei confronti del fruitore fondamentalmente, ma è un po' un rapporto interpersonale che tu hai, tu inteso come autore, hai con la fotografia. Ma perché? Perché la fotografia stessa ha un rapporto duale da riconoscere tra chi è l'autore, e quindi il fotografo, e chi è il fruitore, perché per il fotografo diventa un collegamento ipertestuale con quello che ha vissuto, cioè l'esperienza. Riguardando la fotografia, l'autore si rende conto che in quel preciso momento ha provato quell'esperienza. E io qui, ad esempio, per dire, mi rifaccio al fatto di dire, di provocare emozioni, no? In realtà l'autore non provoca emozioni, le emozioni le prova il fruitore, ma nella misura in cui entra in contatto con quello che l'autore cerca di trasmettere, ma che non è un'emozione. È un momento che è diverso, è diametralmente opposto probabilmente. Sì. Verissimo. Sì, comunque sono d'accordo per questo, sì, assolutamente. Però non riuscirà a convincermi che sono un fotografo. Ma non ci provo neanche. Scusa Angelo, Didi. No, dico, dimmi, io non ci provo neanche, per me lo sei, punto. Cioè, voglio dire, non è quello il problema di convincerti. No, dai, no, ma è una battuta la mia, ovviamente. No, va bene. Allora, volevo girare una domanda. Parlavamo di un mondo, Francesco, dentro un altro mondo, dentro un altro mondo. No, in realtà, Francesco, scusami. Stavi dicendo appunto di quanto è importante poi, e poi questo è un po' in tutto, no? Il tuo percorso, tu quando hai parlato di Malacarne, così di Atlante Umano Siciliano, ma così anche di tutto il lavoro con Giova, il fatto di non metterti, no, come hai detto all'inizio, né sopra né sotto, allo stesso livello, di creare quell'empatia, no? E quindi attraverso quell'empatia necessariamente poi hai come risposta una partecipazione da parte delle persone che sono dall'altra parte. E, questo tuo, diciamo, è un talento che tu poi esprimi nella scrittura, è un talento che tu poi esprimi nel parlare, è proprio diciamo un'attitudine che tu hai e che secondo me contraddistingue molto, no? Tutte le tue produzioni, che siano fotografiche e che siano di altro tipo. Quello che io noto sempre, diciamo, come canale di comunicazione tra voi due, è che Angelo affronta il soggetto, no? che ha di fronte, l'oggetto che ha di fronte, con uno studio che a me a volte fa un po' impressione, devo dire la verità, cioè ogni volta che io mi avvicino poi ad un lavoro di Angelo Ferrillo rimango sconvolta, perché mi dico diciamo una sorta di enciclopedia quella che lui è andato a stilare per tirare fuori poi queste fotografie, che comunicano un altro tipo chiaramente di coinvolgimento e di emozione, ma che è evidente ed è rilevabile. C'è una storia che mi è venuta in mente quando Francesco parlava del tour con Jovanotti, e non è solo per un discorso, diciamo, che hanno così una radice comune,
ma è un progetto a cui io ringrazio tantissimo Azzurro Immediato che ci sta seguendo e le mando un bacio, grazie mille. Fra l'altro che vive a Bologna, insomma è una critica curatrice, grazie tante dedicarci il tuo tempo, come tante altre persone che ho visto che hanno scritto, grazie davvero. E dicevo, Angelo, quando Francesco appunto ha parlato del progetto di Giovanotti, ho pensato al tour e ho pensato ad un progetto che a te sta a cuore da tantissimo tempo, e come tutti i tuoi progetti, al contrario di quello che si pensa, non sono cotti e mangiati. Cioè c'è tutto un procedimento, un processo, una metabolizzazione, poi diciamo dei vari stadi di costruzione poi, no? Di quella narrazione. Io lo vedo tantissimo, vorrei farle vedere tutte con cioè tutte le fanzine tue che io ho, perché poi insomma sono contenta di così di poter avere anche le vostre cose. Cioè Angelo produce, non lo so, forse 100 fanzine al mese, io non lo so, poi c'ha gli studenti. Una volta mi ricordo, eravamo a Milano e così stavamo mangiando, parlando proprio di 258 minuti, e Angelo mi ha fatto vedere il lavoro di altri suoi studenti. Insomma, veramente ci sarebbe da fare, secondo me, un corso voi due, tu e Francesco. Io poi me la rivedo questa diretta, perché poi mi emoziono mentre faccio le cose, quindi per quanto ho fatto la scaletta so che siamo andati un po' anche oltre gli argini stabiliti. Me la rivedrò, perché secondo me se voi due faceste una roba proprio insieme, progettuale voi due, ma anche di restituzione agli altri, sarebbe veramente veramente interessante come laboratorio. Abbiamo qua due realtà importantissime, insomma, se volete cogliere così il sasso che io getto, lo colgo, potrebbe nascere veramente una roba interessante. E allora mi viene in mente questo Tour de France che Angelo insomma aveva condiviso con me qualche tempo fa, e non è che ha condiviso con me qualche tempo fa perché quel progetto poi è rimasto lì, no, perché quel progetto era in evoluzione, perché Angelo lo stava portando avanti. È un progetto secondo me molto molto interessante, e anche qui esce fuori un Angelo Ferrillo che non conosciamo. Quindi Angelo, chiedo a te insomma di potercelo rappresentare, e da questo momento vi chiedo diciamo di essere il più possibile sintetici, perché vedo che abbiamo sforato le due ore e noi abbiamo dei limiti, non lo so, poi dovremmo andare non lo so. Comunque insomma, se a me faceva piacere molto parlarne, perché è una cosa di te che non conoscono in molti, ed è un progetto fra l'altro molto interessante. No, allora io intanto volevo, nell'euforia del momento, Benedetta, mentre tiravi fuori le fanzine, le robe, così, è spuntata una fanzine di Sara in mezzo alle mie. Scusate, Madonna mia, scusatemi. No, ma ci mancherebbe, però. Perché voi vi volete bene, io tengo le vostre cose insieme, capito? No, assolutamente. Scusate, esatto. Perché questa qui è di Sara, quindi scusatemi, però siccome sono tutte insieme le vostre cose, allora sì. Scusami per questo. No, ma era giusto per no, un del vero. Io ne ho fatte due su Berlino, uno sul 20° della caduta del muro e un'altra invece indipendente da nulla. Comunque, lasciamo stare questo discorso. Comunque è un'occasione per farmi salutare Sara, quindi grazie. Allora niente, sì, il progetto è un progetto a cui tengo particolarmente per una miriade di motivi. Uno su tanti è che io sono un estimatore del mondo del ciclismo, sempre indotto da mio padre, e lui invece è un grandissimo appassionato. Io ho passato la mia infanzia e adolescenza costretto a guardare il Giro d'Italia, il Tour de France, tutti i giorni. E poi col tempo sono diventato anche collezionista di biciclette da velodromo antecedenti al 1980, quindi cioè tutti pezzi abbastanza, diciamo, importanti.
E tant'è che comunque da un punto di vista lavorativo io approccio anche sotto quel punto di vista. Avete visto prima con le Coq Sportive il lancio della serie Cycling. Per 5 anni sono stato il fotografo ufficiale dell'Eroica, la cicloturistica del Chianti, una delle più importanti al mondo, che conta 6.000 partecipanti ogni anno, sempre con le Coq Sportive, grazie alle Coq Sportive. E poi ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare per l'ente del turismo Fiandre, raccontando in un reportage fatto di dittici e trittici, una roba unica nel suo genere, nel genere di comunicazione visiva di un ente del turismo. Ho raccontato la 100ª edizione del Giro delle Fiandre nel 2013, appunto, che poi è stata una mostra che è stata esposta per 2 mesi al Museo del Ciclismo della Madonna del Ghisallo qui a Como, e anche al Museo del Ciclismo di Oudenaarde nelle Fiandre. Quindi voglio dire, un lavoro per me importantissimo da un punto di vista di sentimento. Ma in realtà questo lavoro del quale parli, del Tour de France, è un lavoro che... allora, apro una parentesi. Per me, allora, io sono vittima, nonché anche carnefice, del mio ciclo di studi. Cioè, per me la progettualità rientra nella normalità, perché nel mio piano di studi io l'ho fatto e ho lavorato nel campo dell'ingegneria per 19 anni, quindi per me è all'ordine del giorno quella cosa lì. Però al di là di tutto questo, quello che mi rende ancora più affascinante e interessante i miei lavori è la ricerca iconografica, cioè quello che automaticamente va a alimentare una ricognizione in quello che è stato e in quello che potenzialmente può diventare. E nello specifico, per quanto riguarda questo lavoro, ho fatto questo lavoro che è sul Tour de France del 1948, dove io ho fatto una ricerca iconografica che è durata quasi 3 anni prima di potermi muovere fisicamente e andare in Francia e ripercorrere fisicamente, strada per strada, tutto il Tour del 48, che mi è costato 3 mesi di vita fotografica, dove ho fatto una riesamina di quello che potenzialmente avrebbe visto oggi Bartali se avesse ripercorso quel tour. Fondamentalmente il tour che è stato scelto con cognizione di causa, è stato l'unica edizione del Tour de France in assoluto più lunga a livello di chilometraggio, è stata l'unica della storia del Tour de France che ha toccato 4 nazioni, perché oltre alla Francia ha sforato in Italia, in Svizzera e in Belgio. In più è stata l'edizione per noi importante, perché Bartali a metà del Tour a Cannes era secondo contro Bobet, ciclista storico francese, con 17 minuti di ritardo, e ricevette una telefonata da parte di De Gasperi, allora presidente del Consiglio, che chiedeva a Bartali di vincere quel tour perché avrebbe dovuto spostare l'interesse dell'opinione pubblica all'evento sportivo, perché ci fu l'attentato a Togliatti quell'anno. Quindi c'erano i famosi moti del 48 in Italia, per capirci. Quindi tant'è che Bartali riuscì a vincere con 47 minuti di anticipo su Bobet, quindi lo ha triplicato il suo disavanzo. È stata un'impresa che comunque gli costò l'appellativo dell'uomo d'acciaio, e quindi un qualcosa che è sentito su vari fronti politici, fisici, sportivi, geografici, di commistione, cioè c'è la qualunque all'interno di questo lavoro. E per me è stato importante passare quasi 3 anni, tra cui le notti, a fare aste su eBay per comprare le copie originali della Gazzetta dello Sport di quel periodo, o dell'Equipe, l'equivalente francese della Gazzetta dello Sport. Perché? Perché io non potevo sentire solo la campana dell'Italia, dei giornalisti italiani bravissimi, ma dovevo avere il confronto con quelli francesi e poi riprodurre effettivamente qual era il tracciato, cioè non solo da A, ma io dovevo ripercorrere le strade effettivamente falcate dalla bicicletta Legnano di Bartali. Io avevo quella missione,
e mi trovo oggi, è un lavoro che ho fatto nel 2013 in onore di, anche di mio padre fondamentalmente, che mi ha introdotto al mondo delle due ruote in qualche modo. Ed è sicuramente uno dei lavori che io dedicherò a lui in assoluto, perché in qualche modo lo sento. Però a prescindere da questo, io adesso sono in difficoltà, cioè nel senso che ed è una difficoltà che abbiamo riscontrato anche insieme parlandone, ma riscontrato con Maurizio Garofalo, che ho visto che prima era online con noi, che ha visto questo lavoro, che ho riscontrato con Giovanna Calvenzi, che ha visto anche lei il lavoro, e tanti altri addetti ai lavori, perché c'è un peso da ricerca iconografica così forte, se non bilanciato bene con il fotografico realizzato, potrebbe mettere in cattività il fotografico, certo, e viceversa, certo. Cioè, potrebbe avere un peso maggiore il fotografico e andare a perdere quello che è stato comunque il mio sudore non fotografico, progettuale, chiaro. Quindi si chiaro. Sta cercando la famosa quadratura del cerchio, ecco, cioè riuscire a capire come bilanciare al 50 e 50, un po' come abbiamo fatto su 258 minuti, che poi è il confronto con cui ho avuto con l'ultimo, avuto con Giuseppe Mastro Matteo, con cui tu hai lavorato, che ha apprezzato tantissimo, oltre al libro, il fatto che noi avessimo espresso fisicamente e da un punto di vista discorsivo la struttura progettuale su cui si basa il lavoro, cioè con l'appendice alla fine abbiamo dichiarato da dove parte il progetto e dove voleva andare. Ma perché? Perché secondo me il fatto di avere un progetto che funziona e in qualche modo ha avuto un peso, diventa fondamentale farlo vivere in qualche modo, cioè far sapere a chi osserva un lavoro che comunque dietro c'è un lavoro stesso, cioè fare in modo che comunque si capisca l'importanza che ha per un autore la fase progettuale e sapere da dove si sviluppa il suo pensiero per poi dove approdare nel fotografico, che poi alla fine, parliamoci chiaro, è l'unica cosa che non potrei mai progettare. Cioè, o almeno nel nostro tipo di fotografia, poi ovviamente su altri tipi di fotografia, per carità, cioè voglio dire, c'è tanto da progettare anche sulla dimensione finale, ma così come su 258 minuti io ho progettato tutto nei minimi particolari, ma l'unica cosa che non sapevo cosa avrei fotografato, è la stessa cosa è successo anche in Francia per Bartali e per il Tour de France, quindi fondamentalmente è la forza progettuale, io ritengo che diventi equiparabile al potere dell'immagine stessa, perché racconta allo stesso modo. Certo, quindi, è verissimo. E Angelo, questo lavoro che appunto io ho potuto insomma consultare, di questo ti ringrazio, secondo te a grandi così linee sei in grado di fare così un piccolo programma per capire quando secondo te potrebbe essere pronto per essere condiviso con il pubblico? Ma io credo che comunque toccheremo probabilmente il 75esimo, quindi se tutto va bene nel 2023 sarà definitivo, perché okay. Sarà un anniversario importante e... certo. Però sì, quindi, ma manca poco, cioè c'è il tempo giusto, insomma, per pensare al 75esimo. Ragazzi, io volevo chiedere una cosa. Questa cosa non ve l'avevo detta, però mi è venuta in mente adesso, quindi improvviso un po'. Ma voi ce l'avete una domanda da fare l'uno all'altro? Io volevo dire due cose. Allora, uno, intanto, se volete qualcosa di Bartali si può vedere, però a prescindere da questo. Sì, no, assolutamente, Angelo. Io non sapevo se volevi rimanesse inedito. Quindi... No, vabbè, ma qualcosa si può vedere, tanto comunque è tutto il contrario di tutto. Però in realtà, mentre condivido lo schermo, in realtà io volevo dire che io con Francesco ho lavorato già, perché noi abbiamo partecipato a una mostra collettiva per AFIP, dove il direttore artistico era Giovanni Gastel, che si chiama Grandi fotografi per il piccolo principe. È vero,
dove io invitai Bolli che Giovanni chiamasse Francesco, perché fui io a contattare Francesco per nome e conto di Giovanni Gastel, perché praticamente era un lavoro sui bambini e sulle difficoltà che incontrano e che vengono diciamo risolte grazie a questa associazione Onlus che si chiama Il Piccolo Principe, e che aveva visto partecipi non solo due autori come noi, che per carità voglio dire, ma c'erano Ferdinando Scianna, Giovanni Gastel, Francesco Cito, Settimio Benedusi, Oliviero Toscani, Efrem Raimondi, Tony Thorenberg, Marina Alessi, Maria Vittoria Bacaus, sicuramente sto dimenticando qualcuno. C'era un gruppo significativo di autori. Angelo, perdonami. Allora, non voglio censurarti, assolutamente. Vorrei che mentre scorrono le immagini, quelle che ci puoi far vedere del Tour de France, ci avviassimo verso la conclusione di insomma, questa serata inedita anche un po' per me, perché di solito siamo tutti abituati a confrontarci, no? Uno a uno, oppure abbiamo le grandi sale di Zoom dove si è sempre in più persone. Io non so se sono riuscita io personalmente a realizzare quello che era uno dei miei intenti, cioè far comprendere come due autori appunto apparentemente così diversi poi riescono a instaurare un dialogo e probabilmente non so, però la particolarità di uno è un qualcosa che può arricchire l'altro e viceversa. E poi ecco, io l'ho buttata lì perché secondo me sarebbe interessante vedervi fare qualcosa insieme, vedervi lavorare insieme. Tanto Angelo, grazie, perché insomma ci hai fatto vedere delle immagini pubblicamente che appunto insomma, trattandosi di un lavoro ancora inedito, ci hai fatto questo regalo, così come Francesco. Al contrario di tutto, cioè non è detto che sarà questo il lavoro, cioè, nel senso che questo è giusto per dare un'idea di quello che sarà il mood. Esatto. Chiaro, chiaro. Così insomma, come Francesco dicevo, ci ha parlato dell'ultimo insomma lavoro, delle foto che abbiamo proprio visto in questi giorni pubblicate tramite la collaborazione con Achille Lauro. Io, se avete voi due una domanda da fare a voi due, però con risposta proprio secca, cioè su una frase per uno, una domanda Angelo a Francesco, una domanda Francesco ad Angelo, e proprio sai, risposta secca 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 secca, perché siamo stretti con i tempi, altrimenti se non ci sono domande dalle persone che ci hanno seguito e che ringraziamo, io lascerei, restituirei la parola a Laura e a Fabrizio. Però se avete voi una domanda, una risposta altrettanto secca da farvi, perché no? Francesco, inizia tu. Allora, non ti sento. Non ti sentiamo, Fra. Non ti sentiamo, Francesco. Sentite. Ecco, allora, sì, adesso mi sentite? Sì. Adesso sì. No, dicevo ad Angelo, una domanda secca secca. Ti va di fare sta cosa? Sì. Facciamola. Allora, la mia domanda allora è: la sera in cui ne parleremo a cena, vuoi mangiare carne o pesce? Meglio carne, perché al pesce sono quasi tutto allergico. Va benissimo, allora è andata. Tra l'altro è di una tristezza assurda, perché io sono nato accanto al mare e sono allergico. Ma vabbè, però a Palermo si mangia bene pure la carne, quindi insomma caschi sempre bene. Allora, noi credo che dobbiamo chiudere perché Totò deve uscire. Salutiamo Federica Berzioli del comitato di direzione del fotografo, che è una rivista per la quale io lavoro e fra l'altro che avevamo citato prima. Grazie Federica anche per averci seguito, per la tua presenza. E siccome Totò deve uscire, Totò è il cane di Francesco e credo fosse quello che abbaiava, perché anche Angelo
ha uno o due cani, Angelo, non me lo ricordo. Adesso uno. Però era Totò che stava abbaiando prima. Sì, era Totò. Era Totò che quando sentiva parlare Angelo abbaiava perché diceva: Francesco, non è il tuo turno, quindi possiamo uscire. Questo è sostanzialmente il messaggio di Totò. Allora ragazzi, io vi ringrazio veramente tantissimo. Ho preso un po' di appunti mentre parlavate, mi spiace perché c'erano in realtà delle domande che non ho colto subito, abbiamo anche... Non ho capito solo una cosa, ma di questo lavoro del quale noi parleremo davanti a un piatto di carne, la curatrice sarai tu? Io mangio sia carne che pesce, dipende dalla cena che mi offrirete, in base alla cena che mi offrirete deciderò, ma ovvio che sì, ma magari, ma sarebbe bellissimo. E poi indovinate un po' dove lo andremo a presentare, poi indovinate un po' quali altri percorsi nasceranno. Insomma, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio il Centro di Formazione Fotografica di Roma nella persona di Fabrizio, nella persona di Enrica, che ho avuto l'opportunità di conoscere proprio per questa occasione. Ci tenevo però a fare un ringraziamento speciale a Francesco Savelli, che mi auguro di incontrare di persona, però a Laura Frasca, perché sì. Laura io la conosco da tantissimi anni, abbiamo avuto occasione di collaborare in diverse situazioni, è una bravissima professionista, una brava fotografa e spero che questa sua nuova iniziativa insomma vada come tutte le cose in cui Laura ha sempre lavorato, quindi sarà di sicuro successo. Inutile dirlo che ringrazio Francesco e Angelo perché come le due persone che conosco non solo hanno detto subito sì, ma erano entusiaste del fatto di confrontarsi, di partecipare così ad un dialogo dove non fossero i protagonisti assoluti, diciamo, questa testimonianza che spesso non tutti i fotografi, no? Sono malati di questa malattia che è l'ego, quindi grazie perché ci avete dato anche così un po' una dimostrazione di come sia bello poi stare intorno ad un tavolo, anche se in questa circostanza a distanza, e ascoltare i fotografi parlare della propria fotografia e tutto quello che accade, diciamo, a volte su Facebook è una vera così tristezza e sconfitta, ma per gli stessi insomma che alzano le polemiche. Io mi rendo conto che il periodo è difficile, però la nostra frustrazione non deve mai essere motivo per essere sfogata su altri, no? Quindi questa dimensione del confronto che si è riuscita a creare per me è stata molto motivante e molto stimolante, perciò veramente grazie di cuore ad Angelo e a Francesco per aver accettato e per essersi donati in maniera così veramente generosa. Io sarei fino alle 3 di notte, anche perché non ho preso la melatonina, per cui stasera proprio mi addormenterò l'anno del mai. E nulla, lascio la parola insomma a voi, grazie veramente di cuore a tutti quanti, grazie. Io ringrazio voi perché ci avete regalato una serata emozionante, bellissima, sotto ogni livello, ma la fotografia ha vinto in questa serata, la fotografia di due grandi autori, e sono felicissima perché è vero che non ci sono state tante domande, però adesso quello lo vedrete dopo, i commenti delle persone e l'affetto che avete intorno è tanto, quindi sono sicura che non c'è stato proprio neanche un cenno di polemica, anzi tutte cose bellissime, e quindi questo è l'indice di che persone siete, che grandi autori e professionisti siete, quindi io sono contentissima e felice, grazie veramente a tutti voi e grazie anche a Fabrizio per aver condiviso con noi questa serata. Grazie a voi per averci ospitato, è stato veramente un piacere sia conoscervi sia poi sentire anche dalla vostra viva voce quella che è stata l'esperienza dei vari progetti anche molto diversi fra loro che ci avete portato alla nostra attenzione, e grazie ovviamente anche a Benedetta che è riuscita anche a tenere le fila di questa marea di informazioni che è veramente stata impressionante, quindi ottimo lavoro veramente da parte di tutti, siamo molto contenti di aver partecipato.
Un grazie. Abbraccio a tutti virtuale, ma io vi voglio vedere qui a Bologna, tutti quanti. Ci vedremo presto. Un abbraccio, dai, grazie a tutti. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie. Ciao. No, grazie. Ciao.